Buonasera, benvenuti su AP Web Radio. Questa sera, eh, sempre per il nostro solito appuntamento del martedì con Egitto, seconda edizione, il professore Maurizio Damiano, in collegamento da Verona, ci parlerà di Tutankhamon, un regno per la rinascita. Buonasera Maurizio. Buonasera Paolo, buonasera a tutti. Allora, io prima di cominciare con la lezione voglio eh, ringraziarvi perché vedo che. Non sembriamo neanche italiani tipici, ci avviciniamo ai nostri antenati romani o ai nostri amati egizi, nel senso che loro hanno sempre visto la società come, vi ricordate, vi parlavo di società costellativa, cioè dove si vive in una società dove gli individui sono connessi, come le costellazioni, come noi amiamo vedere e disegnare le costellazioni. E non con questa cosa egoica che poi in Italia è caratterizzata da allarmiamoci e partite, cioè oh sì, sì, oppure si protesta, si si lamenta e si vuole che gli altri facciano le cose. No, i miei bravi allievi, devo dire che eh, no. A parte che ho visto io stesso le condivisioni, gli articoli, cioè gli sforzi che molti di voi hanno fatto per dare voce a, agli egizi, dare voce tramite me, che io sono poi il tramite attraverso cui faccio parlare gli egizi, ma vedo che vi siete dati da fare per non solo gli amministratori dei gruppi che hanno continuato, come fanno sempre, a eh, pubblicizzare, diciamo, dare voce a questo corso, ma vedo che anche alcuni altri che non hanno gruppi, che sono privati, però hanno diffuso sulle loro pagine, sulle loro cose, eccetera. A cosa porta questo? Beh porta che dopo quella caduta a, mil, a, a 700, per carità 700 per una diretta e eh, non per il totale. Eh, oggi Paolo mi ha annunciato che siamo a 1900 di nuovo. Ecco, poi vedremo con le registrazioni, eccetera. Però eh, già nelle ultime lezioni, quindi senza aver avuto il tempo che si accumulino. Le varie connessioni, siamo arrivati a 1900, quindi siamo vicino al traguardo dei 2000. Qualcuno mi dice per continuare, no? Porti a termine. Ragazzi, capiamoci. Io all'inizio, vi ricordate, vi ho promesso un corso dei miei. I miei sono il doppio di quelli mh, normalmente fatti all'università, di 20 o 30 ore. Il mio è normalmente di 40 ore di 20 lezioni noi siamo stasera alla 22 quindi la mia promessa è già mantenuta e superata con gioia e non di un'ora e mezzo ma come sapete siamo andati sempre sulle tre ore e nelle ultime che ho fatto breve siamo sulle due ore quindi diciamo che lì ci siamo la questione è che adesso se fra questa la prossima insomma Prima della morte di Tutankhamon, se arriviamo a queste 2000 e ci siamo già vicini, ma io voglio vedere, siccome io lo sapete, queste lezioni sono certo il mio segno di rispetto per voi, per il vostro affetto, per come mi seguite sulla mia pagina e nei gruppi, ma, eh, e come mi seguite qui naturalmente, ma eh, sono nate dalla mia pacifica ribellione alle decisioni di un governo che ha mandato in frantumi i capisaldi della Costituzione. Per fortuna a me si sono uniti non solo quelli di voi che condividono la mia idea importante perché a livello di popolo bisogna vedersi e contarsi così, non solo per la piazza eh, per cui io parlo ogni tanto, ma eh, con mio gaudio e credo di tutti quelli che condividono la mia idea i giudici Adesso a partire da metà novembre fino ad oggi ci sono molte sentenze che sono tutte univoche. I giudici di molte parti d'Italia dicono tutte la stessa cosa, questi due anni li abbiamo vissuti nella completa illegalità da parte di questo governo. Bene. La mia risposta pacifica a questo stato di cose, cioè a questi decreti poi trasformati in leggi che in realtà secondo il parere dei giudici non sono leggi perché è tutto illegittimo, illegale quindi la mia risposta è stata una risposta pacifica poiché non potevo non volevo fare lezione in presenza eh, domandando pass tamponi eccetera che oggi la scienza ha stabilito essere inutili la scienza è purtroppo in molti casi fra i vaccinati eccetera e allora la mia risposta pacifica qual è stata? Bene, io non interromperò il corso, io lo farò e lo farò gratuitamente per tutti, per un pubblico più ampio, non solo per Verona. E così siamo arrivati alla ventesima, l'abbiamo superata, ventunesima, ventunesima, ecco, arriveremo alla fine. Adesso se voi eh, come me darete una risposta civile, pacifica. La nostra, come vedete, un corso per tutti e una risposta pacifica all'illegalità. Se la dimostrerete come avete fatto, come hanno fatto già in tanti, cioè mh, diffondendo questo corso, facendo sì che noi, entro le prossime, stasera e l'altra, e l'altra ancora, ci troviamo ad essere... Con una media con una certa costante di 2.000 visualizzazioni, se poi ri ritorniamo a quelle 4000, 5000, 5000, Bene, vuol dire che allora io non continuerò il corso, ma aprirò quello che è un secondo corso, cioè quello dedicato a far parlare il tesoro di Tutankhamon, come abbiamo detto. Perché io l'ho Qualcuno direbbe l'ho tirata per le lunghe con uh, questa prima parte di Tutankhamon per varie ragioni. La prima è che queste sono cose di Tutankhamon che non si dicono mai perché abbiamo le solite cose meravigliose, ma ormai diventate banalità, spesso errate. Perché la, la tv, i giornali prendono sempre quelle cose: il tesoro, il tesoro e l'oro e la maschera, il tutte cose meravigliose. Ma senza mai spiegarne il vero significato, che noi vedremo se faremo questa, questo secondo corso, o terzo se contiamo quello delle, della primavera scorsa. E. e per un'altra ragione, perché volevo fare questa parte con l'incoronazione, con tutte le cose di Tutankhamon, anche quelle che vedremo stasera, proprio perché sono trascurate, ma perché sono importanti, sono queste cose eh, del rituale, che fanno comprendere l'essenza della civiltà egizia, quell'essenza che ancora non si conosce. Pensate che l'altro giorno ero in piazza con un personaggio pubblico che ha fatto tanto per queste lotte, tra l'altro visto il suo ramo, lui l'ha fatto anche nelle aule dei tribunali, eccetera, personaggio che io ammiro per ciò che ha fatto, però poi a un certo punto, visto che c'ero io e che ho aperto io un po' ehm, le chiacchierate mh, con il pubblico, ha voluto portare come esempio l'Egitto. E lì è venuto fuori, poi abbiamo chiacchierato con altre persone presenti dopo, alla fine, quando, eh, tra cui c'erano professoresse. Mi sono trovato davanti al solito problema che trovo con docenti, ma non delle scuole elementari dell'asilo, ma del liceo, che mi dicono: Ma come ancora i, i libri ci dicono degli schiavi, di quelli uccisi nelle piramidi, eccetera. Ecco, tutte, non dico balle colossali, di più. Cioè, hanno lo stesso valore di dire, che ne so, un giudice ha dichiarato valido Babbo Natale. Cioè, sono cose che non esistono, non sono mai esistite, ma non per interpretazione mia o degli egittologi. No, sono i documenti. Ormai è una banalità sugli schiavi che non sono mai esistiti. Si sa da 150 anni, ragazzi. Quindi, questo perché? Perché nelle scuole... In questa solita Italia dell'illegalità come sistema, come ho detto in una delle prime lezioni, i libri si fanno fare non ai, eh, agli specialisti, ma agli amici degli amici. Quindi, ragazzi miei, sono governi e amici degli amici che rubano questo denaro pubblico quando si fanno libri che insegnano cose che non esistono, neanche errate, ma che non esistono. Allora dico... E, e lancio un appello a chi ha qualche contatto nei governi, ragazzi, volete rubare? Non possiamo fare niente, noi, noi povero popolo in un paese che democrazia non è, siamo impotenti, non possiamo impedirvi di fare le cose così male facendo stampare a case editrici che sono le vostre, con cui avete contatti, che fanno stampare a gente incompetente. Ma almeno se non riuscite a cambiare questo stato di cose, sarebbe auspicabile che lo faceste, almeno, santo Dio, dopo che fate fare un testo a un tuttologo ignorante come una capra, fatelo leggere agli esperti. Non vi costa tanto di più pagare uno specialista per le correzioni di bozze. Fatelo leggere l'Egitto all'egittologo, la Grecia ai classicisti. Ma santo Dio, date ai nostri allievi qualcosa di valido, di vero. Ricordiamoci che se i giovani sono il futuro del nostro mondo, la cultura è la loro base, il cervello va nutrito. Quindi, tutti insieme, ragazzi. Allora, per questo mi sta a cuore. Quando io faccio questi incontri, io amo che siano appunto non solo la voce dell'Egitto perché per conoscere la cultura egizia fine a se stessa no, non me ne importa niente di questo come vi ho detto all'inizio vi do la bibliografia e abbiamo finito no, bisogna che noi riflettiamo noi usiamo l'Egitto per compararlo col mondo di oggi per pensare per far avanzare la pezzetti di cultura e cultura vuol dire Conoscenza, il sapere le cose per ragionare sulla scelta delle nostre azioni oggi. Questo vuol dire, altrimenti siamo qui a perdere tempo a raccontarcelo, non, per me non ha senso. Ecco quindi questo deve essere, deve diventare uno sforzo comune, cosa potete fare voi a parte il piacere delle vostre domande, così insomma si dialoga insieme, ma soprattutto adesso. Diffondere questa cosa, far sì che noi diventiamo di nuovo i 2000, 3.000 e 4.000, perché diventi una cosa a macchia d'olio. Se, se ognuno riesce a tirarne dentro 2, 3, 4, possiamo dialogare insieme. E il mio sogno a breve qual è? Che i nostri incontri diventino, come ha scritto un mio amico, ha fatto un articolo per presentare questi nostri incontri, il caffè. Di Maurizio Damiano. Ecco, che diventi un caffè letterario, storico, culturale, in cui anziché io fare la lezione come adesso, parliamo del tesoro di Tutankhamon, affrontiamo meno cose in più lezioni, ma in quell'ora e mezza, se riesco a tra trattenermi e stare nell'ora e mezzo, diventi un, un dialogo. Io faccio un certo argomento, faccio piccoli argomenti, non so, la testa che sorge dal fiore di loto, ve la spiego e ci fermiamo un attimo se ci sono domande. E così ci sono le domande, le risposte, c'è un dialogo e diventa un vero caffè letterario che diventi una sorta di costume. L'Italia si cambia così, la nostra società. È stata così, lo è stata nell'antica Roma, in un certo ambiente, certamente non la, nella Suburra, eh, purtroppo, ma lo è stato nel Rinascimento, anche lì, certo, in un certo ambiente. Però il Rinascimento italiano, che ha cambiato la cultura d'Europa, è nata nei piccoli ambienti, ma poi si è diffuso. Quindi, questo oggi con i media si può fare. Se il piano di un certo governo, non parlo del governo italiano, ma di un governo mondiale di globalizzazione, la Fabian Society che programma a lungo termine, se il loro piano è quello di distruggere pian piano la cultura, abolire la storia per esempio, la storia, la geografia nelle scuole, ma no, non serve a niente. Un nostro ministro ha detto delle cose così gravissime anche in un deputato sarebbero gravissime. La storia non serve a nulla, no? Quando tu lo dici da ministro, da deputato, te ne vai a casa, perché la storia è la colonna portante della cultura e la cultura è quella che caratterizza un paese. E come si fa la cultura? I docenti, l'elite, una volta certamente. Oggi si può fare perché abbiamo i media, abbiamo persone come Paolo che ci mettono a, a disposizione un canale, non è un canale che prende milioni, d'accordo? Ma se siamo 2.000, 3.000, 4.000, attenzione che le cose si cambiano. Io faccio i salotti letterari, quelle che i miei amici, ve l'ho detto già un'altra volta, chiamano i simposi di Casa Damiano che sono le cene fra amici, siamo gru un gruppo di amici che poi cambia perché casa mia non è grande e da tenere la tavola rotonda con 50 persone, però quella decina di persone che ogni sabato sera si riunisce e parla, ridiamo, scherziamo, siamo persone normali, ognuno con la sua cultura differente. C'è il docente di astrofisica, come c'è l'egittologo, come c'è l'impiegato, il professore. Siamo amici, esseri umani, persone normali, persone normali che però cercano di tenere un nucleo di cammino. Va bene, cammino personale che diventa cammino collettivo, come nell'antico Egitto, la società costellativa: una piccolissima minuscola costellazione che però tiene vivo un qualcosa. E questa non è utopia, ragazzi. Io quando ero a Oxford. E eh, se siete stati a Oxford e siete andati a mangiare, a bere qualcosa in un pub, avete visto che in certi orari sono pieni così, voi non trovate posto dove vi sedete, a tavola con i ragazzi. Allora lì i ragazzi, i no, come i nostri ragazzi a, a vederli, dai 18 ai 25, 30 anni, ma poi c'erano anche i docenti, eccetera, tutti insieme, di cosa parlano? Parlavano come i nostri ragazzi parlano della... Canzone piuttosto che di donne o di uomini o di, del programma televisivo, vate la pesca. Parlavano di musica classica, di filosofia, di storia, ma con una cultura immensa, intelligenza attivissima, ma con la leggerezza e la gioia di chi sta parlando di una partita di calcio. Perché era la loro vita. Quindi, non stiamo parlando di un'utopia. Quella è Oxford, d'accordo. E perché l'Italia, che era così prima di Oxford, non deve avere dei pur piccoli nuclei che fanno questo? Noi lo facciamo nelle nostre case, sabato sera con gli amici, una sera da un amico, una sera dall'altro, e siamo lì, ma non a fare necessariamente salotti culturali, esseri umani che si incontrano, che si scambiano le idee, ma che crescono. Crescono facendo crescere così la società, perché poi anche inconsciamente ognuno lo farà. Il docente universitario farà le sue lezioni mirate non alla fine, all'esame, alla, alla laurea di queste, ma a farli crescere diversamente, in maniera più eh, umana. E questo dallo scienziato all'umanista. Um all ma questo può essere fatto solo se uno sforzo comune una persona come me o altri miei amici docenti possono essere la scintilla però poi il fuoco ce lo dovete mettere voi noi tutti insieme bene basta avervi rotto le scatole con queste banali cose di, della società eh, pensiamo agli antichi egizi con gli antichi egizi Uh, abbiamo finito appunto con l'incoronazione, abbiamo visto tante cose di Tutankhamon sino all'inizio del regno. Uh, adesso vediamo un po' dove ci troviamo, che cosa abbiamo fatto nelle ultime elezioni. La fine del regno di Achenato: ne abbiamo visto come perché e tutto il suo colossale insuccesso ha lasciato anche qualche eredità. Qualche eredità nascosta, come per esempio l'idea di monoteismo, positivo o negativo non mi interessa il giudizio, però questo è, lui ha seminato, il suo seme di monoteismo ha attecchito fuori dall'Egitto ed è maturato in altre maniere. Abbiamo visto però con l'incoronazione che ci sono tante cose dell'antico Egitto che vivono in altre forme culturali, alcune religiose, alcune laiche, eccetera, eccetera, ma sono ancora vive. Quindi, dai simboli del potere come il pastorale, come la sedia gestatoria, eccetera, tutta la cerimonia di incoronazione del faraone, che è passato, passata pari pari in certe sue fasi ai papi. Ad altre cose molto più importanti e più profonde, dalla comunione all'idea proprio di eh, oggetto che consacrato ospita l'essenza divina e tante altre cose che abbiamo visto e tante altre ne vedremo. Poi, ora per affrontare l'argomento di stasera, dobbiamo capire cosa è successo in quel periodo che noi abbiamo solo accennato. E adesso qui lo vediamo per capire le conseguenze di quel periodo. È un periodo oscuro, che stasera naturalmente noi non trattiamo perché ci sarebbe l'argomento di un altro intero corso di un anno. Però io qui vi do un po' le conclusioni a cui sono arrivati gli egittologi. Non ci sono tutte le risposte, restano molti misteri, però molte cose studiate, molti eh, monumenti e documenti. Portano già a delle conclusioni molto probabili. Per esempio, il primo eh, punto è che molto probabilmente, verso la fine del regno, Nefertiti divenne re, non regina, regina lo era già, consorte reale e tutto il resto, ma divenne una, un re associato al trono, re femminile, un faraone donna. Questo lo vediamo da alcuni mh, documenti, ma come sempre, vista appunto, la damnatio memoria, i nomi cancellati o addirittura le cose abbandonate senza avere ancora scritto i nomi o se c'era poi scalpellato, eh, naturalmente restiamo. Però gli indici ci, ci portano a, a pensare. Eh, che la cosa più probabile è che verso la fine del regno di Achenaton Nefertiti fosse stata fatta re Faraone. Perché? Perché eh, Achenaton probabilmente incominciava a temere che eh, avrebbe potuto morire. Perché? Ricordiamoci che c'era in quel periodo la peste in Egitto e che la peste era, aveva colpito anche in seno eh, la famiglia reale. Era morta Die, erano morte tre delle figlie, quindi non aveva colpito solo gli anziani deboli, erano morte tre delle figlie della coppia reale. Quindi Nefertiti potrebbe essere già un primo re, anche che perurà nefer meferuato. E, e questo prima si era pensato che potesse essere Smenkara o qualcun altro eccetera o addirittura che Akhenaton fosse eh, diventato improvvisamente dopo sei figlie, sette con Tutankhamon eh, fosse diventato omosessuale per una stela che vi farò vedere invece no quel personaggio che vi farò vedere tra poco non è Smenkara forse fratello forse forse lì no e nient'altro nient che questo anche nefer nefer eh, Anc, che per Uran, nefer neferuaton che è nefertiti è l'altro nome preso come faraone il nome di intronizzazione di nefertiti quindi questa scena intima non è omosessuale ma è nient'altro che come sempre nefertiti poi questo nome verrà ripreso ma vedremo dopo Abbiamo un'altra situazione di cui vi ho parlato, quando a un certo punto muore Achenaton, forse muore, forse si ritira, ma comunque muore a breve Nefertiti, scompare questo anche eh, che perurà Nefer Neferuaton e, e c'è una regina che scrive dicendo di essere rimasta vedova e che non vuole sposare un servo. Vuole eh, qualcun altro. Si è pensato che fosse la vedova di Tutankhamon, ma un'altra persona probabile e eh, invece la primogenita della coppia reale, Meritaton. Comunque, chiunque sia, noi sappiamo che Shupilulium, re degli Ittiti, invia suo figlio dopo molte perplessità, aver fatto controllare agli ambasciatori che non, non ci fosse una trappola, eccetera. Questo Zannanza, Ecco, secondo i filologi, Zannanza potrebbe, è di sicuro il figlio di eh, Supiluliuma, a meno che naturalmente non sia una controfigura, che temendo un assassino, una trappola, Supiluliuma abbia inviato una controfigura, uno che faceva passare per suo figlio. Ma eh, potrebbe anche essere che Zannanza non sia il nome di questo principe, bensì la distorsione nella lingua etita del titolo egizio Zannanzu. Vi ricordate che non ci sono le vocali, quindi se fosse za -nan su, diventa facilmente Zannanza. Cosa vuol dire Zannanza? Nesu in egizio, figlio del re, quindi non è nient'altro che il principe, figlio del re, itita che arriva. Quindi non Zannanza principe, ma il Zannanza, il San Nesu. Eh, noi sappiamo che muore quasi subito, quindi le ipotesi sono due, o che sia stato ucciso. Già per strada, quando era vicino ai confini dell'Egitto, o che sia arrivato in Egitto e che sia stato eh, intronizzato, incoronato col nome egizio di Smenchara. Ecco, vedete che io metto Smenchara con il punto interrogativo perché è uno dei tanti misteri di questo periodo senza risposta. Guardate, questi sono i pochi documenti che noi abbiamo sulla. Presunto Smechara, tutti i dubbi eh, e eh, con a volte cose parziali sul titolo. La stele che c'è al centro, quello dove un faraone sta accarezzando sotto il mento un faraone che però ha semi ehm, abbastanza abbondanti come del resto Akhenaton, vedete che i cartigli non ci sono. Si è pensato appunto a questo amore omosessuale di Akhenaton addirittura per Zannanza fratello, però sarebbe un principe reale. Che non esiste in nessun altro documento, quindi è anche figlio di una concubina di eh, Amenhotep III mh, non è mai citato in nessun documento. In realtà, appunto, Zannanza può essere eh, questo Smenchara. Che ha regnato per pochi giorni perché, per qualcuno, dice forse addirittura tre anni, ma questo era attribuendolo a un altro regno che è durato effettivamente tre anni circa, e ne parliamo fra un attimo. In realtà noi abbiamo solo qualche raro documento in cui si parla dell'anno 1 di Smenkara, ma anno 1 cosa vuol dire? Che già il giorno dell'incoronazione è il giorno 1 del primo mese dell'incoronazione, dell del primo anno dell'incoronazione di Smenkara. Quindi può aver regnato 1, 2, 3 giorni e poi essere morto molto probabilmente assassinato va bene comunque scompare quasi subito non ci perdiamo altro tempo perché i libri sono pieni di ipotesi pure semplici ipotesi e invece ben più seri concreti studi su questi documenti tutti danneggiati parziali dubbi su questo fantasma che smancherà addirittura si è parlato del suo corpo per la kv55 o, o addirittura costruite delle Tutte delle favole su cose realizzate nel suo regno, cioè non si sa se il personaggio esista, sia mai esistito, e si costruiscono addirittura delle azioni. Quindi pensate un po', noi ci teniamo sempre sui documenti. Allora, l'altra cosa è un misterioso re anche, eh, che vedete. Et, perché si sono trovati poi altri documenti dove c'è la t del femminile? Quindi si è scoperto che questo anche che per era anche che per a volte perché è un faraone, si toglie la t e diventa anche che per Ura, quindi al maschile. In realtà è un anche et, una eh, donna non solo. Ma siccome eh, in alcuni documenti viene presentata proprio come moglie, anzi si parla de, di suo marito, di sicuro è una donna e, ed è probabilmente nella seconda apparizione di questo misterioso personaggio Meritaton come faraone d'Egitto. Qui abbiamo un uh, blocco che viene da Hermopolis, ehm, che prova che c'è una correzione in cui in una stele dove si vedevano Achenaton e Nefertiti con uh, delle principesse e un, un altro personaggio invece già incoronato, eh, è stato corretto a favore di Meritaton che diventa il, ne, il re Neferneferuaton. Ecco, Peraltro qui abbiamo il monumento in cui eh, si era pensato che fosse l'improvvisamente omosessuale Akhenaton con eh, il fantasma Smehara, invece probabilmente sono proprio Akhenaton e Nefertiti raffigurate in una delle scene più comuni con questa carezza sotto il mento di marito e moglie che semplicemente anziché essere re e regina eh, C'è il re principale e il re associato che eh, Nefertiti, prima e dopo tutta la vicenda di Smechara, eccetera, eccetera, eh, Meritaton, la primogenita. Va bene, andiamo adesso, visto che eh, il nostro Tutankhamon è stato incoronato, andiamo a vedere i personaggi del regno. Ricordiamoci, questa è una cosa un po' inconsueta ancora in Italia, ma in altri paesi come la Francia, come l'America e tanti altri paesi più mm, avanti di noi in queste cose che in politica ma non si vota mai eh, il personaggio che si elegge. Qui non ci sono le elezioni e diventare chi diventerei. Ma si vota lo staff anche è fondamentale che un personaggio che può avere più carisma, essere preparato, essere anche geniale oppure un po' scassotto, eccetera. Ma che alla fine va a occupare un seggio che abbia uno staff valido perché nessuno, neanche il faraone, può regnare da solo. Bisogna vedere chi ha dietro le spalle. E in un regno di un bambino che sale al trono così giovane, ricordiamo che aveva fra i sei e eh, gli otto anni quando è salito al trono, a seconda poi degli egittologi e dei documenti, mh, anche qui le cose sono un po' così. Comunque quello che è certo è che era un bambino quando è stato incoronato. Quindi era necessaria tutta un'intelligenza dietro di lui, che era la stessa che c'era ad Amarna, perché come abbiamo visto poi gli unici fanatici di Aton erano circoscritti alla famiglia reale, marito, moglie e la reale suocera Tie e forse pochi altri, ma mh, la gente, gli altri nobili, l'intelligenza di Amarna eh, è diventata l'intelligenza di Amon come lo era già prima che fosse fondata Akhetaton. Quindi chi sono questi personaggi? Il Primo lo conoscete tutti, è Hai. Qui abbiamo questo, questo ritratto eh, dallo studio di Geutimose, che è probabilmente il ritratto più realistico che abbiamo del padre del Dio che poi è diventato Faraone dopo Tutankhamon, ai questo personaggio importantissimo già eh, ad Amarna, eh, probabilmente perché faceva parte della famiglia reale. Comunque, questo lo vedremo se un giorno faremo AI, ma non è contemplato dalle future, se le faremo future elezioni. Comunque, questo è un, il personaggio principale, ma non solo. Altro personaggio importantissimo è eh, il personaggio di questo, di questo bellissimo frammento di statua. Questa è solo una testa, purtroppo. Eh, faceva parte probabilmente di un gruppo statuario, lui e la moglie e il generale Nachtimin, ma il generale Nachtimin non solo era importantissimo ed era superiore a quello che poi diventerà anche lui faraone Oremeb, ma era il figlio del padre del dio Ai, va bene? Quindi sarà già, era già importante sotto Tutankhamon, sarà ovviamente ancora più importante sotto Ai poi questo è un personaggio che sparirà sotto il regno di Oremeb, eliminato fisicamente oppure messo a cuccia perché si rischiava che fosse diventasse lui il faraone dopo il padre Ai. Non si sa, è una delle tante cose che non sappiamo, ma eh, l'Egitto è pieno di misteri perché ci sono tanti misteri, ma perché ragazzi, parliamo di cose di millenni fa. Quindi l'Egitto è sempre generoso, ci dà una marea di documenti e però eh, sono passati comunque millenni, quindi non abbiamo ancora tutto, però riserva sempre sorprese, chi lo sa. Poi abbiamo quest'altro generale che è Oremeb. Ecco, Oremeb diventerà poi dopo Tutankham, dopo Ai diventerà faraone a sua volta e lì ci sarà una svolta perché questo è un militare, un generale e quindi darà un'impronta diversa all'Egitto che sarà poi l'Egitto della diciannovesima dinastia. Ecco, poi qui vediamo Oremeg dalla sua tomba di Saqqara eh, che viene premiato dal faraone Achenaton con l'oro del valore, Achenaton o Tutankhamon a seconda delle stanze e delle scene. Eh, viene premiato con l'oro del valore, ma vedete che sulla fronte ha il cobra. Ecco, quel cobra che è il faraone, è del faraone, è stato aggiunto successivamente. Quando Oremeb è diventato faraone, ha abbandonato per sé questa tomba e si è fatta scavare la tomba nella Valle dei Re. Ma eh, questa tomba è diventata la tomba della sua famiglia, però su tutte le immagini è stato apposto il cobra. Bene, questo è un altro Ai, non è il nostro Ai, questo è un secondo profeta di Amon e un sacerdote di Mut eh, che viene da Sumenu, vale a dire dal, dai sobborghi di Tebe. E questa bellissima statua si trova al Brooklyn Museum a New York e, e appartiene al regno del suo omonimo Ai. Una delle grandi delle belle statue cube, anche Cubo faceva parte anche lui dell'intelligenza eh, che stava dietro il giovane faraone Tutankhamon. Ecco, qui abbiamo questa famosa passeggiata in giardino eh, che alcuni attribuiscono a Tutankhamon e eh, sua moglie. Eh, Anxen Aton, poi è diventata Anxenamon, altri hanno attribuito invece ad Achenaton, altri... poi si è parlato di, sicuramente di Tutankhamon, perché dice ha ah, un bastone, ma no, l'immagine del faraone che passeggia con un bastone, d'altro canto non è una stampella e Tutankhamon non ha mai usato stampelle, eh, non vuol dire niente, quindi. Mm, ecco, questa è, è una stele senza nomi, quindi raffigura chiunque, eh, qualunque delle coppie di quel periodo. Inoltre, Tutankhamon. Poi ne vedremo l'aspetto fisico quando arriveremo alla morte allo studio della mummia, ma non ha mai avuto quell'aspetto eh, che è una gigantesca bufala del famoso documentario della National Geographic. Quello è un documentario da cassetta che ha ben poco di realtà fisica ed egittologica. Lui aveva questo piede equino che dava solo una lieve malformazione, l'avrebbe fatto solo claudicare lievemente, ma poteva camminare tranquillamente anche senza bastoni, meglio con l'aiuto del bastone, ma non c'erano tutte queste deformazioni. Comunque lo riprenderemo a suo tempo. Cosa deve fare Tutankhamon? Ecco, dovrebbe essere come Padre Pio e avere il dono dell'ubiquità, perché gli tocca fare nello stesso momento tante cose. Allora, eh, ovviamente lui le ha fatte direttamente e tramite i suoi agenti in un breve periodo, spostandosi anche da una parte all'altra del paese. La prima cosa, la più importante, è stata quella del risipro dei Degintori, ma in contemporanea ha mandato in giro le stele per la restaurazione. Però vedete che io ho messo un punto interrogativo. Restaurazione. Perché punto interrogativo? Perché lo abbiamo già visto. In realtà lui ha fatto di tutto per apparire come successore diretto di suo padre Achenaton, cancellando quindi gli altri regni il fantasma smecharà se c'è stata nefertiti ma anche il regno che è durato tre anni quindi il regno più importante fra quei regni effimeri di pochi mesi o pochi giorni addirittura che è il regno l'abbiamo visto l'altra volta di sua sorella meritaton ne abbiamo le prove da questa da questa iscrizione eh, in questa tomba tebana dove parla proprio di Neferneferuaton Meritaton, qui quindi anziché avere tutti e due i nomi cambiati, cioè Ankhet che per Nefer Neferneferuaton, no, qui proprio ripete anche che perurà meritaton, neferneferu, uh, aton, meritaton. Quindi lo sottolinea, quindi questo risolve ogni dubbio, quindi ogni ipotesi di altre cose e fantasmi cade. E meritaton, che alla fine è rimasta senza Smekara, senza suo padre, senza sua madre, eccetera, eccetera, regnerà per tre anni. Che fine fa meritaton? Lo vedremo la prossima volta perché ne vedremo la tomba la probabile tomba, ma non vi voglio anticipare. Qui ci accontentiamo di dire che già Meritaton è colei che ha riportato la restaurazione, perché l'iscrizione di cui sopra di prima parla del tempio di, eh, di Anket, che per ora Meritaton, ma preghiera ad Amun. Quindi questo ci dà la certezza che la restaurazione c'è stata subito, alla morte di Achenaton, i suoi successori e in particolare Meritaton, che è stato il primo vero regno, che, è, che sia durata più di qualche giorno qualche, o qualche mese, è durato di sicuro tre anni o almeno due anni e qualcosa, perché il, abbiamo iscrizione nel terzo anno, ecco, lei ha portato la restaurazione, ha riaperto i templi. Ovviamente, come abbiamo detto l'altra volta, il, uh, il processo di restaurazione non si fa in un giorno e quindi doveva essere incompleto. Quindi è stato portato avanti di, da Tutankhamon e, ed è cominciato quando lui appare già come faraone, ma come Tutankhaton. Mentre tutta l'incoronazione noi, dai documenti che abbiamo, sembra essere stata fatta a nome di Tutankhamon, in realtà questo documento ci dice che c'è già un faraone Tutankhamon. Quindi, anche se per brevissimo tempo, o magari perché ha cambiato il nome in corso di incoronazione, però già c'erano documenti ad Amon fatti da un Tutankhamon. Da lui come tutankatone bene, e poi naturalmente la famosissima stele della restaurazione. Questa la vedete al Cairo e è danneggiata, vedete, con quei fori perché è stata riutilizzata con moltissimi eh, oggetti, capolavori, documenti, monumenti dell'antico Egitto eh, è stata riutilizzata dalla popolazione. Ricordiamoci e questo lo ripeto, l'ho detto già l'altra volta eh, in merito a tutti quelli che vogliono svuotare i musei occidentali per riportare le cose almeno più belle in Egitto. Ora a parte il fatto che la cosa non converrebbe agli stessi egiziani, perché i grandi musei egizi o le piccole collezioni sono i migliori ambasciatori della cultura e della bellezza della, del periodo faraonico eh, in tutto il mondo. Quindi per degli americani che vedrebbero solo le cose in tv, ma se non guardano la tv neanche quello se vanno nei musei restano affascinati da questi oggetti ma al di là di questo che è un discorso culturale che può cadere davanti al discorso etico della cosa rubata ricordo quello che ho detto la volta scorsa molte di queste cose la maggior parte non sono rubate sono andate via da un Egitto che da millenni stava almeno da duemila anni stava distruggendo sistematicamente Tutte le opere faraoniche, interi templi finiti nei forni da calce, va bene. Altri usati per costruire case o, o industrie, poi nell'epoca più eh, moderna, quindi sono stati gli occidentali che hanno messo un freno creando il servizio delle antichità d'Egitto e a quell'epoca già era andata via tanta roba, per fortuna, perché molta roba, come questa, veniva usata come soglia di porte, come battenti, come macine, distruggendo quindi tutto, eh, oppure appunto fusa nei forni da calce per la roba in calcare o altre cose. Quindi capite che bisogna mettere sempre le cose nel loro contesto, non dobbiamo sempre fare quel eh, maledetto errore dell'umanità, lo fanno tutti, tutta l'umanità, della proiezione. Io penso così, noi italiani occidentali pensiamo così, ergo tutto il mondo deve essere una mia proiezione. Se pensa diversamente sbaglia. L'errore che facciamo oggi, io lo sento, eh, è contro il regime egiziano, perché è un regime militare. Ma certo, neanche gli egiziani lo vogliono, ne abbiamo parlato. Però attenzione, bisogna mettere nel contesto, guardate le alternative. In quelle aree le alternative sono tutte tremende, o il caos, la guerra, eccetera, oppure un potere forte che noi aborriamo, ma che in altri contesti è quello che non è lì per assoggettare il popolo che vive in questo momento con più libertà di quanto ne abbiamo noi, ma per evitare che succeda ciò che accade in altri paesi. Guardate la Libia francesi, americani hanno voluto bombardare, buttare giù il regime di Gheddafi per i loro interessi, naturalmente volevano i contratti italiani, e con la caduta di Gheddafi si è scatenato il caos, perché la mentalità è tribale e le tribù si sono fatte guerra, come sempre, come Gheddafi sapeva benissimo. Questo è dovuto alla nostra ignoranza o al nostro, ancora peggio, al nostro disinteresse per il nostro interesse occidentale creare il caos per poterne approfittare. Quindi attenzione, non giudichiamo mai con metri egoistici, egoici o sbagliati per ignoranza, va bene? Ogni cosa ha il suo contesto. Allora, poi vediamo la capitale, una nuova capitale, nuova tra virgolette perché è la capitale più antica eh, d'Egitto, a parte Tinis, ed è Memphis. Però Memphis non la vediamo stasera, stasera ci occupiamo di altro perché Tutankhamon aveva altre faccende urgenti da sbrigare e doveva sbrigarle a Tebe. però la capitale ufficiale è stata subito portata a Memphis. E quindi a Memphis si sono sviluppati dei monumenti particolari, a cui dedicheremo la prossima lezione. Teniamo a mente che mentre Tutankhamon stasera se ne sta a, a fare tutte le sue mille cose a Tebe, la capitale era già a Memphis. Ebbene, Tebe era anche una seconda capitale, però così si distribuisce più equamente il potere. Non è solo eh, il potere religioso, il cui capo, ricordiamolo sempre, non è un clero che non esiste senza il faraone, il cui capo è il faraone. Se vogliamo compararlo alla Chiesa Cattolica, esiste un solo faraone, esiste un solo papa, il faraone ma un faraone che può assumere e licenziare tutti in qualsiasi momento, cambiare assolutamente il loro ruolo. Sei sacerdote qui, ti mando a fare il generale lì, basta. Ecco, e questo non come punizione, se serve nell'organizzazione si fa così, punto. Ecco, comunque, allora, la capitale è Memphis. Vediamo invece di cosa si stava occupando Tutankhamon, appena salito al trono, oltre che della restaurazione, i corpi di Achenaton e del resto della famiglia reale, e di questo si doveva occupare perché? Perché il successore diretto di un faraone deve occuparsi del suo funerale e quindi Tutankhamon, che vuole apparire come successore diretto di Achenaton, dovrà rifare il funerale. Ma qui la cosa era anche complicata da altro. Ricordiamoci che siamo passati dal latonismo al politeismo di nuovo, dal politeismo, dal monoteismo al politeismo e quindi nell'ambito di questa restaurazione ci deve essere un altro funerale ortodosso, cioè nel politeismo sotto leggi da Diamone e di tutti gli altri dei. Così il pio figliuolo cosa fa? Riesce ad assicurare l'aldilà a suo padre che era stato un eretico. Allora, dove li va a cercare? Ovviamente deve andarli a prendere a, ehm, a Ketaton. Ricordiamoci che la famiglia reale si era fatta seppellire, mentre la maggior parte dei nobili no, chi non era morto lì così non si è fatto seppellire lì, ma in nuove tombe altrove e alcuni di questi li vedremo. E quindi eh, è rimasta con tombe vuote a Ketaton. Ma la famiglia reale, coloro che erano morti prima di questo trasferimento, erano stati seppelliti lì. Dove? Allora, nell'immagine che vedete lì, ve la faccio vedere subito, ecco qui, abbiamo il grande Wadi Reale. In questo Wadi c'è un ramo laterale in cui c'è la tomba reale. In questa grande tomba sappiamo che era stato sepolto di sicuro Akhenaton, sua madre Tighe molto probabilmente Nefertiti perché sono stati trovati i frammenti di Ushabti in, una, in quel ramo laterale che vedete qui che si chiama suite di Nefertiti è incompleta, lo scavo è incompleto, ma probabilmente come vedete lì si stava scavando una tomba parallela dallo stesso ingresso iniziale ma poi che andava in parallelo con la grande tomba eh, reale di eh, Akhenaton una grande tomba per la regina. Fatto sta che lì sono stati trovati i frammenti di uscire di Nefertiti. E poi c'è la, la suite di Machetaton, che è la suite eh, per le tre figlie morte. Qui su questo rialzo della sala funeraria di Achenaton è stata sepolta Tie e qui sono stati trovati i frammenti del sarcofago, e qui invece Achenaton. Va bene? Quindi. Tutankhamon, chi per lui è andato lì, ha recuperato i corpi e per volere di Tutankhamon ha fatto a pezzi eh, tutto il materiale monoteista, quindi i sarcofagi di Achenaton, eh, gli usciabdi, cioè tutto ciò che era riportabile all'aton è stato fatto a pezzi e loro sono stati invece sepolti con rispetto, non gettati ai cani come diceva. Quel tale autore degli anni '70, ma risepolti con rispetto a Tebe. Allora, vediamo un po'. Questa qui è la tomba di Achenaton, che abbiamo visto in altre occasioni. Qui vedete l'ingresso moderno all'antico ingresso, qui vediamo la ricostruzione 3D, e qui vediamo i frammenti di sarcofago, i frammenti di eh, ca cassa canopica vedete qui con altri frammenti qui giù e la ricostruzione della cassa canopica dove sono stati inseriti i frammenti riconoscibili e qui abbiamo la ricostruzione con frammenti originali del sarcofago di eh, Achenaton come poi è stato ricostruito anche quello di T eccetera va bene eh, qui vediamo ancora i frammenti della casa canopica e poi degli ushabti eh, o frammenti di ushabti, disegni di Achenaton e di Nefertiti. Ecco, qui vedete l'interno, abbiamo la suite di Machetaton, abbiamo altri frammenti di ushabti e poi la sala del sarcofago dove qui era incastrato il sarcofago di Achenaton e qui era poggiato il sarcofago di Tie, della madre. Bene, andiamo a vedere, ecco qui, dove vengono portati? Naturalmente vengono portati e risepolti nella Valle dei Re, a Tebe, perché si riapre ufficialmente la Valle dei Re, ma seguendo una tradizione, ma andiamo con ordine. Intanto, che cos'è la Valle dei Re? Ecco, qui vediamo la Valle dei Re. La Valle dei Re, lo sappiamo, è il luogo di sepoltura dei faraoni del nuovo regno è stata inaugurata dalle tombe dei primi faraoni della diciottesima dinastia, probabilmente da eh, Amenhotep I e certamente poi Hatshepsut, eh, e poi è stata, si è usata fino alla fine della ventesima dinastia con gli ultimi ramessidi che però già erano nel delta come capitale, però si facevano seppellire ancora lì. Adesso, eh, perché quella valle? Intanto perché si è vista la necessità, dopo i saccheggi dell'antico regno eh, e alcuni anche nel Medio regno, si è vista la necessità di separare eh, la tomba da qualcosa di visibile. Prima, vi ricordate, c'era la piramide, che era la tomba, il tempio funerario, che è il tempio alto, e il tempio a valle mentre eh, adesso si vuole nascondere la tomba non troppo distante ma ben nascosta e quindi il tempio funerario che è prima palazzo dei milioni di anni viene già usato col faraone in vita per le feste sed per tante altre cose per le cerimonie anche annuali eh, e dall'altra parte della falesia della montagna nella valle mentre qui viene scavata la tomba e viene nascosta e, eh, ci sono sempre le guardie della polizia quindi si cerca di nascondere tutto questo mh, perché proprio questa valle ce ne sono tante di valli e alcune forse mh, darebbero una maggiore protezione perché più strette perché questa valle si trova proprio sotto la grande eh, la cima la cosiddetta cima tebana che ha grosso modo la forma di una piramide naturale oggi è fra la piramide, vedete quello spigolo eh, quadrato? Fra la piramide e il cono più in alto, laddove l'erosione fa il suo lavoro. Quindi è come se una piramide, tradizione antica, fosse a protezione di tutte le tombe dei faraoni. Bene, non tutte le tombe dei faraoni eh, hanno una identica storia, eh, nel, ma c'è un'evoluzione, uno sviluppo. Allora cominciamo dalla collocazione. All'inizio della diciottesima dinastia eh, si scavava proprio la base eh, delle pareti rocciose e quindi là dove c'erano delle crepe, dove finiva la Falesia, cominciavano i detriti. Ecco, non si scavavano i detriti, ma proprio nella viva Roccia. Va bene? Eh, questo anche perché i detriti dello scavo della tomba si sarebbero fusi e confusi con i detriti alluvionali naturali e così non c'era segno della tomba che veniva poi ricoperta. Va bene? E quindi qui abbiamo varie tombe, la KV20, 34, 35, 43, che sono direttamente lì. Poi però con Amenhotep III si inaugura un'altra collocazione. Uh, intanto lui inaugura un altro ramo, la valle occidentale, la West Valley, detta poi da noi nei tempi moderni Valle delle Scimmie, vedremo perché. Uh, il nuovo tipo di terreno sono le scorie detritiche. Mentre prima si andava su questo cono detritico, ecco, ve, guardate mh, in basso per esempio al centro. Vedete che c'è la falesia rocciosa quasi verticale, poi ci sono dei detriti e poi lì un buco che è proprio l'ingresso alla tomba di Amenotep III. Perché si scavano i detriti? Perché eh, evidentemente si sono accorti che comunque i detriti di scavo della tomba, quando vanno a essere deposti sui detriti naturali che già sono cementati da centinaia di anni, eccetera vengono riconosciuti facilmente dai predoni. Perché? Perché questi predoni, perché questi eventuali ladri, non ce n'erano molti nella prima parte della diciottesima dinastia, era rarissimo che ci fosse e, e non si conoscono neanche casi fino all'epoca di Tutankhamon, ma c'è sempre la possibilità. Ecco, mh, non ci indurre in tentazione, si diceva una volta nella, nella vecchia preghiera, preghiera che oggi è stata cambiata. E, mentre invece scavare proprio nei detriti naturali e metterli da parte perché poi vadano a chiudere lo scavo e i detriti più recenti, ecco questo rende tutto più uniforme e quindi nasconde meglio la, la tomba. Quindi tutta la seconda parte della diciottesima dinastia vedrà queste tombe con l'inizio, la prima parte scavata nei detriti e poi superati i detriti nella roccia come le altre. Poi invece alcuni sovrani della fine della XIX dinastia decidono di tornare alla scelta del terreno più sicuro, la base delle pareti rocciose di nuovo. Va bene? Quindi vedete che ci sono cambiamenti così. Poi vediamo anche il significato della pianta, soprattutto. Questa è una cosa che voi, anche chi ha visitato l'Egitto eh, con bravissime guide,. Non, non sa perché la guida, come ho detto tante volte, non ha il tempo di spiegare tutto. Quindi, se spiega anche queste cose, appunto ci vuole tempo tanto quanto eh, ne abbiamo impiegato noi fino ad oggi, che siamo a, ma credo che abbiamo superato ampiamente le 60 ore di lezione, quindi molto di più di un corso universitario normale, eh, allora. Queste tombe hanno sempre un perché, gli egizi anche nei minimi dettagli non facevano nulla per caso, quindi tutto è studiato. Qui per esempio siamo nell'anticamera della tomba di Tutmosi III, va bene, la KV34. In questa anticamera vedete già ci sono le pareti eh, decorate con eh, appunto, eh, la litania di Ra, con tutti i personaggi, le trasformazioni, dirà che si può trasformare un numero infinito di volte, qui ne abbiamo 75, va bene. E questa camera è asimmetrica, vale a dire non, non ha muri paralleli, è asimmetrica, eh, sottoterra, eccetera, non avevano i mezzi di oggi, sì, è così? No. Per gli egizi non è così perché andiamo a vedere. Guardate la pianta di questa tomba, ma questa serve come esempio poi per le altre, poi si regolarizzeranno, ma l'importante è il concetto iniziale che sia chiaro già all'inizio. Cosa ci dice questa pianta? All'inizio ci sono scale, corridoi, scale, corridoi, poi c'è il pozzo, ma eh, ci sono nelle tombe che vengono eh, decorate interamente quelle della dici diciannovesima dinastia, ma già dalla seconda parte della diciottesima, eh, ci sono nei testi geroglifici, ci sono i nomi di queste parti. Allora, queste parti sono questi, eh, questi corridoi con le scale e gallerie, si chiamano il sentiero del sole e infatti, eh, non a caso, noi troveremo poi nelle tombe interamente decorate eh, la litania di Ra. Quindi ci dice che queste scale sono il percorso del sole dell'aldilà. Il faraone che muore, dove va? Va a Occidente, inizia un viaggio. Ma in questo viaggio non lo inizia come essere umano, lo inizia come una delle forme del Dio Ra. E il Dio Ra va ogni notte nell'aldilà per dare luce ai defunti, ma per ricaricarsi, perché è un defunto pure lui. Quindi la tomba è un percorso nell'aldilà. E infatti questa, prima parte, è il sentiero di, del sole. Ma in questo sentiero del sole si percorre l'aldilà e quindi, vedete quella sala a metà, che poi non è altro che un allargamento eh, ai lati del... sono due grandi nicchie ai, ai lati di questa scala. In altre tombe diventano sale, eccetera, trasformazione della stessa cosa, dello stesso concetto. È il santuario in cui riposano gli dei dell'est e dall'altra parte, dall'altra nicchia dell'ovest. Va bene. Poi c'è il pozzo. Il pozzo è la sala dell'attesa. Questo pozzo aveva inizialmente la funzione proprio di eh, confondere i tombaroli. Perché? Perché la parete di fondo del pozzo, quella in che, da cui si continua per andare nel resto della tomba, in realtà veniva murata, veniva intonacata e veniva eh, dipinta. Per cui il tombarolo ignaro pensava che la tomba fosse finita lì e andava giù nel pozzo. Dove non trovava nulla, poteva pensare che anche lì la continuazione fosse giù e chissà da che parte se tutto era stato coperto in tonacato, in realtà questo non succedeva mai perché i tombaroli erano sempre o gli operai che avevano fatto le tombe o nella diciottesima dinastia, dove vista la ricchezza abbastanza diffusa non c'era questa necessità e infatti cominceranno i furti tom, delle to, nelle tombe quando cominceranno i periodi di crisi e la fame. E allora, sapendo che sotto i piedi hanno un mare d'oro, e chiaramente questi poveretti eh, cominciano prima a chiedere al faraone, ma quando non arrivano le cose cominciano i furti nelle tombe. Ma chi erano questi ladri? Erano o gli operai delle tombe, come nella diciannovesima dinastia per esempio all'inizio della ventesima quando comincia la crisi e fine diciannovesima poi inizio eh, e, e poi lungo tutta la diciannovesima dinastia eh, sotto ramesse terzo sono cominciati i primi scioperi della storia ma visto che arrivava o non arrivava o arrivava col contagocce a un certo punto sono cominciati i furti nelle tombe Oppure, quando non erano direttamente gli operai che avevano costruito, potevano essere i nipoti o pronipoti, perché ragazzi, i progetti della tomba, con le misure, con tutti i dettagli, venivano conservati, custoditi gelosamente e tramandati ai figli che lo tramandavano ai figli, anche se nessuno se ne serviva, non si sa mai. E quindi venivano tramandati come un, un conto in banca che nessuno toccava finché nel periodo di crisi c'era quello che era costretto a toccarlo e prendeva questi antichi progetti e sapeva dove scavare, come aggirare gli ostacoli scavando e, ha aggirato l'ostacolo, rientrare tutto questo nella piena roccia. Quindi avevano dei, delle piante perfettamente dettagliate. Sapevano quanto dovevano scavare, dove dovevano girare. Quindi vedete, va bene, torniamo a questa eh, pianta della tomba. La sala che si incontra successivamente è la sala del carro. Già qui eh, si vede nella ricostruzione assonometrica, ma si vede anche nella, nella pianta eh, dove c'è la lettera F. Guardate com'è asimmetrica, com'è sghemba eh, questa stanza. In realtà gli architetti che lavorano con gli egittologi si sono accorti, ma solo in anni recenti, eh, che non è asimmetrica, è costruita su una doppia simmetria. Una doppia simmetria che messa insieme le due, le due simmetrie formano una asimmetria, una simmetria quindi voluta, studiata. E questo ce lo conferma un'altra cosa. Guardate la sala successiva ha la forma di un cartiglio. Ma attenzione, guardatela! La forma del cartiglio è più difficile di una sala rettangolare dove, avendo la squadra e gli egizi avevano la squadra si fa un quadrato, un rettangolo perfetto e invece loro non l'hanno fatto. Mentre invece guardate lì dove gli angoli sono arrotondati perché deve assomigliare a un cartiglio, la sala è perfetta e gli angoli fra una stanza e l'altra cambiano. Perché? Perché si voleva riprodurre la, il caos dell'aldilà. L'aldilà è il regno del caos. Non l'increato, il Nun, però è il regno della morte e esiste con un relativo ordine perché ci sono gli dei, però non è l'ordine di questa terra voluta dagli dei. E quindi ha il caos apparente che diventa sempre più ordinato man mano che ci si avvicina al suo cuore, che è la sala funeraria. Bene. Vediamo questa sala funeraria, vedete che sui pilastri e sulle pareti soprattutto abbiamo queste che sono le trascrizioni letterali di un papiro. Come lo sappiamo, in questo caso è il libro dell'Amduat, copiato tale quali dal papiro, le figure con quello stile particolare, ma le iscrizioni con i geroglifici eh, manuali dei papiri ma come lo sappiamo? Perché ci sono delle lacune. Nella tomba di uno dei successori, anzi del successore poi del, eh, di Tutmosi III, eh, Amenhotep II, abbiamo una sala funeraria uguale. Sulle pareti c'è lo stesso libro dell'Amduat identico a quello delle pareti di Tutmosi III, salvo che ci sono altre lacune. Ci sono le stesse lacune del precedente, ma altre lacune, nuove. Perché? Perché era letteralmente copiato da un papiro. Il papiro si stava deteriorando e quindi là dove c'è un'altra frattura, un'altra eh, lacuna, un buco nel papiro e appare il buco nell'altra tomba perché non potevano andare a prendere dalla tomba precedente perché era ormai sigillata, sepolta e nascosta. Quindi, nello scavare quell'altra tomba, essendo passati ormai decenni, un'altra generazione, e il papiro era invecchiato ancora e quindi nuove lacune. Quindi, noi lo sappiamo grazie a queste cose. Altra cosa, noi vediamo com'è sistemata questa questa stanza. Noi abbiamo il libro dell'Amduat, sì, ma come ce l'abbiamo? Guardate lì nel disegno. Allora, quando noi entriamo, vedete lì a sud c'è l'ingresso in alto, nella foto in alto a destra, abbiamo l'ingresso della scala da dove, da dove noi entriamo nella sala. Cosa troviamo ai lati di questo in ingresso? La quarta ora, preceduta dalla terza e dalla seconda, dalla prima, ma dietro la prima c'è la sesta. Dopo la quarta c'è la settima, l'ottava, la nona, e poi in fondo il dodicesimo. Undice. Ma come mai gli egizi così precisi hanno mescolato tutte queste cose? Ce lo dicono gli stessi testi egizi. Guardate, noi abbiamo i papiri che ci raccontano della morte di Osiride e di come eh, Horus fornisce il modello per la tomba di suo padre. Allora, tu metterai le ore prima, seconda, terza e quarta a ovest, ovviamente, perché il viaggio comincia a ovest, il sole muore, si immerge nell'ovest, va bene? Poi tu eh, riprenderai la, il viaggio da sud, si entra nell'ovest, si va a sud la quinta, la sesta ora perché si devono toccare tutti i punti cardinali e prosegue nella parte opposta, sulla parete opposta, la settima e l'ottava e poi si continua all'est perché è la rinascita, cioè all'ottava, nona, decima, undicesima e dodicesima ora c'è la rinascita ad est. Questa è la tomba descritta da Horus per suo padre Osiride. Proviamo a sovrapporre le due cose, la descrizione di Horus e la tomba di Tut Tutmosi III. E guardate lì, noi troviamo la quinta, la sesta ora, la prima, la seconda, la terza, eccetera, tutto secondo i punti cardinali secondo la descrizione della tomba di Horus. Visto l'orientamento di questa sala funeraria di questa tomba, noi troviamo la prima, la seconda, la terza e la quarta a ovest, così come deve essere la quinta e la sesta dove ci dice Horus e le altre dove ci dice Horus fino ad arrivare all'est e proprio lì dove ho scritto quel 12 noi ritroviamo la dodicesima ora, ora con la mummia abbandonata del vecchio corpo del sole defunto o del faraone defunto che è il sole in quel caso e il nuovo sole che nasce, Kepri. Va bene? E adesso abbiamo imparato a leggere questa tomba. Andiamo a vedere un po' di questi personaggi. Il padre e la nonna. Vediamo la KV55. Oggi sappiamo perché vediamo la KV55. Perché sappiamo che furono sepolti lì il padre e la nonna. Allora, vediamo Achenato in quel suo ritratto e Tie. Bene, questa qui è la Valle dei Re, ma la Valle dei Re, come ho detto, è doppia. Noi abbiamo la valle principale, eccola qui, qui vediamo il parcheggio dei Pullman, e qui vediamo la Valle dei Re con i suoi rami e rametti, vedete, collaterali. La maggior parte delle tombe è qui. Però, Cosa vi avevo detto? Che a un certo punto Amenhotep III inaugura un altro ramo, il ramo occidentale. Ed ecco qui, questo vedete è il ramo occidentale, proprio dal parcheggio dei pullman si va nel ramo occidentale, che arriva fin qua. Noi abbiamo tombe fino qui in fondo, qui c'è la tomba di Ai, ma la valle è stata inaugurata qui, in questo punto dove Amenhotep III ha fatto scavare la sua tomba. Ecco, e qui vediamo le altre, vedete, WVV vuol dire West Valley, come per le altre noi diciamo KV, King Valley. West Valley 22, Amenhotep III, e poi qui le eh, West Valley 24, 25 e qui la 23. Allora, la 24 è di uno sconosciuto, ma senza dubbio della famiglia reale, la 25, probabilmente quell'inizio di scavo fatto probabilmente da Akhenaton quando era ancora a meno IV. quarto, e la 23 invece è una tomba che ci interessa particolarmente. Oggi è nota come tomba di Ai, però è qualche altra cosa. Vediamo un po' questa valle. Questa qui è la West Valley 24, la tomba originaria di Amenhotep IV, ed ecco quello che avete, questa scalinata che finisce in una galleria eh, a fondo chiuso perché è stata abbandonata poi per andare ad Amarna. Ecco, quindi eh, il nostro Tutankhamon non fa seppellire il padre lì. Dove va? Va a far fare una piccola tomba come quella che si fa per i privati, proprio nella Valle dei Re, di fronte alla sua tomba. E' la KV55, questa cascetta a Marniana, poi accanto Ramesse IX farà costruire, eh, scavare la sua tomba. Questa qui, vedete, ecco qui, si trova proprio accanto a quella di Tutankhamon. Questa qui è la tomba di Tutankhamon. Questo è l'ingresso alla cascetta Marniana. siamo proprio nel cuore della valle, lì dove oggi c'è il, il posto di sosta per uh, i turisti. Ecco, lo vediamo meglio qui, e ecco qui. vedete qui abbiamo la KV62, la tomba di Tutankhamon e qui la cascetta Marniana, proprio ha voluto il padre e la nonna vicini a lui. Ecco, andiamo avanti. Queste qui sono le foto di questa cachette, tomba, possiamo chiamarla tomba perché poi vi fu deposto il, il corpo almeno di Akhenaton, ma probabilmente inizialmente anche quello di Tie, eh, È stato trovato così, queste sono le foto con queste cose che vedete eh, scalpellate, vedete qui c'è questa figura di Faraone, che era Kenaton, che è stata attentamente scalpellata. Questo qui che vedete, questa è foglia d'oro sul legno. E qui vedete, cosa sono queste cose? Sono nel corridoio e sono i pezzi di un grande sacrario, come i sacrari di Tutankhamon, che spero di potervi far vedere. Dipende da voi se riuscite a portarne tanti e numerosi. Allora... Ecco qui, questa è la disposizione dei pezzi così come sono stati trovati dagli archeologi. E come vedete il corridoio era ingombro da detriti e sui detriti c'erano questi pezzi del sacrario e poi gli altri pezzi erano sparsi all'interno, come pure eh, il sarcofago che vedremo. Bene. Qui lo vedete invece con una ricostruzione fatta con le foto. E quindi quei pezzi che vedete che sembrano uscire dalla tomba erano quelli appoggiati alla parete. Va bene? Gli altri erano per terra. Ed ecco qui di quei pezzi di sacrario, il legno è andato quasi tutto distrutto, si salvano le parti in foglia d'oro e alcune parti del legno sottostante, va bene, che sono conservate nel Museo del Cairo. Ecco, e qui vediamo queste scene, questi frammenti di scene, qui difficilmente leggibili e quindi io vi ho messo, ecco qui vediamo uh, la regina con i due cobra sulla fronte che sta facendo le offerte sulla grande tavola d'offerte ma adesso la capiremo meglio col disegno. Ecco qui: quel frammento che abbiamo visto prima era questo qui, detto, vedete? Questa è la regina TIE, ovviamente i cui cartigli non sono stati toccati, mentre qui doveva esserci anche anzi, c'era sicuramente, i cui cartigli sono stati cancellati. Ecco, quindi questa è una delle pareti di legno ricoperta di lamina d'oro. Questa è un'altra delle pareti dove vedete Achenaton e Nefertiti che stanno rendendo omaggio alla regina Tie defunta. Esattamente come abbiamo visto nel caso della figlia Meritaton: noi non troviamo scene dell'oltretomba, troviamo proprio la morte, o il cadavere davanti a cui si disperano. I parenti, oppure come in questo caso e nel caso di me, de, de Machetaton, troviamo la statua davanti a cui rendono omaggio il faraone e la regina. Quindi quella non è Tie nell'aldilà, ma è la statua di Tie in un house, ecco a cui si rende omaggio. Ecco e qui abbiamo un altro eh, pannello con la scena dove Tie sta eh, dando i fiori, offrendo i fiori all'aton. Ecco. Allora, qui eh, c'è la ricostruzione di come sono andate le cose. Inizialmente Tutankhamon eh, porta e mette nella tomba eh, fatta scavare probabilmente da lui, mette questo sarcofago con il corpo che oggi sappiamo essere del padre, i vasi canopici e eh, il naos di Tie, quindi re impiegato. Però ecco, non sappiamo se Tia in un primo momento è stata deposta lì oppure no, o se appunto il sarcofago, una volta portato via, eh, e poi sappiamo che è stata risepolta probabilmente nella tomba del marito, nella West Valley, la tomba di Amenhotep III, poi quando sono cominciati i saccheggi si sono portate in salvo le salme dei faraoni e delle regine, tutti questi corpi e quindi la regina T andrà a finire nella tomba di Amenhotep II dove si è creata una cachette. Bene, Akhenaton eh, viene lasciato comunque lì, rimarrà fino alla scoperta di questa tomba, lì. Però ci sono altre cose che vengono fatte. Intanto vengono portati intanto eh, i canopi vengono eh, portati messi nella nicchia qui vedete. Nella nicchia, il sarcofago viene tirato fuori, il sacrario viene smontato. I pezzi del sacrario vengono messi lì, eh, appoggiati alle pareti, e si comincia a portare fuori i pezzi. Poi, però, rimangono lì, il lavoro viene sospeso. Probabilmente perché con i detriti che si erano accumulati dai tempi di Tutankhamon. Perché questo lavoro viene fatto probabilmente in epoca ramesside, da cui tutte le scalpellature e le cancellazioni eh, vengono lasciati lì i pezzi e si capisce che è troppo difficile o impossibile, senza rimuovere i detriti, portare via gli altri pezzi. E quindi la tomba eh, viene lasciata lì così, abbandonata, e così verrà trovata dagli archeologi. Cosa c'è nella tomba? Allora, i vasi canopici. In una nicchia, vasi canopici che erano eh, anche questi pezzi di recupero. Ricordiamo che i pezzi originali del corredo di Achenatom, come quello di Tie, erano stati completamente distrutti, dovevano sparire le cose create per l'atomismo e basta. Cose riadattabili sono state riadattate. Allora, queste qui sono vasi canopici che appartenevano alla regina Kiya, un altro dei personaggi misteriosi. E qui invece vediamo come si studiano queste cose. Eh, oggi poi ci sono delle tecniche che permettono di individuare con il laser e altre cose, anche le cose cancellate se resta qualche millimetro o anche decimo di millimetro si possono leggere allora i cambiamenti qui ci dicono che questo vaso canopico era stato fatto per questo misterioso personaggio Smenkara chiunque lui fosse lui o lei perché poteva essere anche una, un, 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 un personaggio fittizio poi è stato riadattato per Neferneferuaton, amato sempre da Akhenaton, Wainra, e sappiamo che era sua figlia Meritaton. Poi per Tutankhamon, signore dell'Eliopolis del, del Sud, poi alla fine ecco, è stato messo invece nella tomba di eh, Akhenaton. Il sarcofago, vedete che il sarcofago è stato lasciato intatto, salvo togliere il viso e i cartigli. E questo era il problema, naturalmente, di eh, sapere chi fosse il personaggio. Il sarcofago nella tomba era intero, qui non si vede bene, però sotto c'è anche il vero e proprio sarcofago. Qui invece noi vediamo solo il coperchio. Ora, questo perché il sarcofago, la parte inferiore, era andata perduta nella seconda guerra mondiale. Naturalmente le cose si erano messe al riparo, eccetera, eccetera, ma dopo la guerra. Qualcosa si era volatilizzata. Allora, vediamo meglio questo sarcofago che è bellissimo: vediamo che è con queste piume che ricoprono interamente il defunto. Quindi, sembra una veste che lo riveste completamente. Noi sia, sappiamo che queste piume, sotto Achenaton, erano le piume eh, della divina Nefertiti che protegge il suo sposo. Poi invece diventeranno, si lascerà quest'idea, ma diventeranno le dee tutelare dell'alto e Passo Egitto, oppure Iside e Neftis, cosa che troveremo in tutti i sarcofagi di Tutankhamon. Allora, qui vedete qual è stato il lavoro degli archeologi, dei filologi, eccetera, per ricostruire da queste lamine d'oro, perché poi parte del legno si è conservato, ma la maggior parte per. Come ad esempio nella parte inferiore del sarcofago, si è dissolta e quindi sono rimaste le lamine d'oro che erano intarsiate di pasta vitrea. Ma nell'altra parte del sarcofago, anche quella in gran parte è sparita. Va bene, queste cose si sono studiate e si è scoperto anche come hanno fatto a sostituire su questa lamina d'oro e il legno sottostante i nomi. Anche questo è un sarcofago riadattato. Allora, qui vedete l'esempio di una T, per esempio, ecco, vedete, su cui poi è stato inciso il segno del K ed è stato ecco, incastrato lì, perché è lamina d'oro nel legno. Vedete? Qui invece sono i frammenti di pasta vitrea. Va bene, o in alcuni casi pietre dure. E allora, vedete, tutto questo è stato preso, ricostruito, eccetera e questo ci dà anche elementi su chi potesse essere il faraone dentro il sarcofago. Poi in realtà eh, l'analisi del DNA, senza cancellare del tutto i dubbi, però ci ha detto chi è con grande probabilità, Akhenaton. Allora, qui vedete una parte del eh, sarcofago, della parte inferiore. Perché? Guardate, qui vediamo la parte inferiore e quella superiore che sono messe insieme fotograficamente. Ma quando questa foto è stata fatta, le due parti non erano insieme. Perché, vi ho detto, si pensava che il sarcofago fosse andato perso nella seconda guerra mondiale ed era andato perso in realtà. Poi è stato pubblicato un articolo su questi dubbi, chi sarà questo personaggio misterioso, eccetera, e sulle iscrizioni del sarcofago, parte superiore e parte inferiore, da cui erano state trascritte le iscrizioni, ma non del tutto o con dei dubbi, eccetera. Allora, per fortuna, è scoppiato il dibattito, la diatriba, e quando succedono queste cose la gente va fuori di testa. Allora uno dei contendenti a un certo punto ha detto no, le iscrizioni sono così e io lo so di sicuro perché sul sarcofago c'è scritto questo, no come fai a dirlo? Noi abbiamo solo le trascrizioni, il sarcofago è sparito e lui ha mandato le fotografie del sarcofago. Stupido, ma meno male che l'ha fatto, non era un ladro, non è lui che aveva il sarcofago, però lui era riuscito a rintracciare. Il sarcofago in una collezione privata in Germania e stupidamente ha mandato la foto. Tanto è una rivista americana, quindi non si può pretendere niente, è al sicuro. E invece, no, naturalmente è scoppiato il caso diplomatico. La rivista ha dovuto dire chi era quello che ha fotografato, il quale ha dovuto dire. Chi era il proprietario di questa cosa? Insomma, è scoppiato un incidente diplomatico. Stava scoppiando fra eh, Egitto e Germania. E lì sì, il pezzo deve tornare al suo posto, è ovvio, perché quello era un pezzo del museo egizio del Cairo ed è arrivato in Germania per furto. Allora, in questo caso, ma certo, cento volte d'accordo al 100 per cento, i pezzi rubati. E che fanno parte di un'epoca in cui esisteva già il servizio d'antichità d'Egitto, e quelli devono tornare in Egitto. Gli altri pezzi no, perché fanno parte di un'epoca in cui andavano in salvo, o in un'epoca in cui sono stati donati, come ancora oggi capita che l'Egitto, per ringraziare certi paesi, doni dei pezzi. Va bene? Ecco, e così abbiamo il sarcofago originale non la parte linea ma tutta la parte d'oro con mh, diverse parti di pietra eh. bene. ok perfetto io. ci siamo <ride> di nuovo in diretta prego bene io continuo a non vedere la parte sotto quindi se sparisci di nuovo non me ne accorgo sì vabbè ti avviso eventualmente come abbiamo fatto adesso ok allora lo tengo qui a vista Va bene, allora scusate il, pro il problema tecnico, ci siamo tutti. Riprendo, penso di aver interrotto più o meno qui, giusto? Perché qui eravamo ancora tutti insieme, sì. Sì, ecco, vai avanti, vai avanti. Stavo dicendo che eh, esatto, ecco, il sarcofago è tornato in Egitto, o almeno ciò che resta, che è la parte aurea e il, uh, alcuni dei frammenti di pasta vitrea. Va bene, è stato montato su un bellissimo supporto non più di legno ma di plexiglass e l'effetto devo dire che è moderno eh, ma con la forma è perfettamente quella dell'originale per cui eh, è una bellissima soluzione moderna. Dicevo del corpo che c'era dentro. Il DNA ci ha detto che con eh, sicurezza ancora non assoluta ma mh, molto alta... E il corpo di Achenaton. Eh, viene chiamata la mummia di Achenaton, ma come vedete non è in realtà una mummia, ma è un, uh, uno scheletro ormai, è rimasto ben poco dei tessuti molli mh, disseccati. Guardatelo di profilo, guardatelo di fronte, non ci sono anomalie, patologie, eccetera. Uh, Achenato non era quel personaggio strano uh, che ci raccontano uh, vecchi testi a partire dagli anni, beh, dai primi mh, del Novecento, da quando è stata scoperta la tomba, ma poi anni '70 si sviluppano le teorie e ancora impazzano. In realtà sappiamo che queste teorie nascono. Dalla fantasia di alcuni medici appassionati che, sapendo un po' meno di egittologia e molto di medicina, prendono le statue di Achenaton, specialmente quelle diciamo tra virgolette deformi dei primi tempi a Karnak, e su quello costruiscono malattie, patologie, quadri clinici, eccetera. Niente di tutto questo. Noi abbiamo già visto più volte che quelle statue ha un, hanno una precisa funzione limitata nel tempo, funzione religiosa, per significare un certo passaggio, un certo cambiamento e eh, sottolineare, esasperandoli, certi caratteri, caratteri di un faraone che diventa faraone profeta e profeta Dio in terra. Per cui è una, una sorta di esperimento teologico-artistico di Akhenaton. Studiando il corpo invece non c'è nulla di tutto questo. Vedete un cranio di profilo dolicocefalo, ma di una dolicocefalia che è assolutamente nella norma eh, della, della fisiologia eh, di una parte dei popoli mediterranei. Noi abbiamo popolazioni del nord, del sud della Germania che sono brachicefale, cioè con un cranio più corto, più rotondo, e popolazioni dolicocefale, per cui, per esempio, popolazioni preistoriche della Sicilia sono più dolicace, dolicocefale di quel cranio. Eh, gli egizi e questi della famiglia reale erano dolicocefali, ma in maniera assolutamente normale ma chi guarda quel cranio dice ma no è molto allungato no noi dimentichiamo spesso una cosa ne abbiamo io ne ho parlato nei post eh, ragazzi miei a quel cranio dietro quella mandibola e ci do, dovete mettere la spina dorsale la colonna vertebrale ma su quella colonna vertebrale sulle vertebre cervicali e ci dovete aggiungere eh, i tessuti molli, i muscoli, i legamenti e poi eh, il grasso, la cute, eccetera, eccetera. Alla fine, quella parte che voi vedete così, quando ci mettete i tessuti molli, cioè i muscoli, eccetera, eccetera, sarà così, è la parte posteriore del collo. Quindi questa forte, che sembra forte dolicocefalia, eh, non è che sia così, è così. Nel cranio del vivente. Quindi questa dolicocefalia la troverete sempre nel, nei corpi morti. Va bene? Bene, andiamo avanti. Cercando la madre. Anche di questo ne abbiamo già parlato e abbiamo visto che la, la persona più probabile è, eh, mentre abbiamo la certezza del corpo di questa younger lady. Sulla sua identità, eh, la cosa più probabile è che sia Sitamon eh, che è la sorella di Akhenaton. E Sitamon è l'unica che porti i titoli di figlia di re, sorella di re, moglie di re e madre di re. È l'unico personaggio per cui questi titoli vanno bene è Sitamon. Quindi la Younger Lady è Sitamon, che, come abbiamo visto, troviamo anche lei nella cachette. La tomba di eh, Amenhotep II. Quindi, dov'era non lo sappiamo, ma molto probabilmente anche lei, come la madre, deve essere stata messa nella tomba di Amenhotep III e poi da lì messa in salvo dopo, così. Rimane Nefertiti che non sappiamo se fosse parente di Tutankhamon, molto, più pr molto probabilmente sì, ma oggi sappiamo che non è la madre di Tutankhamon, ma lo è delle altre sei eh, sorelle o sorellastre di Tutankhamon. Dove è Nefertiti? Non lo sappiamo. È, eh, in una, eh, è una delle mummie. Di donna ancora non identificate? Non lo sappiamo. Finché non avremo qualche indizio, come è successo per uh, tie di cui avevamo i capelli in un contenitore con il suo nome, e quindi eh, l'analisi del DNA, prima dei capelli, poi delle mummie, eh, che ci dice che quei capelli appartengono a quella mummia, avendo i capelli il nome, la mummia ha il suo nome. Finché non troveremo qualcosa del genere per Nefertiti, naturalmente non potremo identificare la sua mummia. Ammesso che ce l'abbiamo, potrebbe anche essere una delle mummie andate perse. Bene, andiamo a vedere la Valle dei Re vera e propria. Lì vedete la KV62, cioè la tomba di Tutankhamon che noi conosciamo. Bene, benissimo. Eh, ma quegli altri personaggi, eh, abbiamo detto dove erano finiti? Non qui, ma qui do, non um, vicino alla KV62, così, ma poco distante, qui. Vedete, sono finite, mh, sono state trovate qui, nella tomba di Amenote II. Ma in realtà Tutankhamon le aveva messe più lontano, le aveva messe in quella di Amenhotep III, e andremo poi a vedere, quindi nella valle occidentale. Però si sono ritrovate accanto al parente, qui, Amenhotep II. Andiamo a vedere. Ecco, questo è l'ingresso della tomba e eh, la eh, prima rampa di scale, e poi si sì, continua nella tomba. Questa è la tomba, vedete, di Amenhotep II. E qui la sala del sarcofago con queste salette laterali qui c'erano tutte le mummie reali i sarcofagi con le mummie reali a catastati eh, affiancati mentre qui è la sala dei tre corpi anonimi tre corpi anonimi che abbiamo già visto ecco qui la tomba con altre cose e, e un altro che fosse il principe Webenzenu o il re Qua abbiamo la sala del sarcofago, qui abbiamo questa cachette eh, che era stata richiusa, e poi qui come erano sistemati i corpi dei faraoni alle bare. Mentre qui i corpi nudi di questi tre personaggi. Abbiamo visto che questi tre personaggi sono appunto eh, la madre di Tutankhamon, che è, appunto è probabilmente da identificare grazie ai titoli. Eh, che sono portati da un solo personaggio, fra tutti quelli conosciuti, è solo Sitamon. Ecco quindi: probabilmente questo è il volto di Sitamon. Eccolo qui. E quindi Nefertiti non sappiamo ancora dove sia. Poi, eh, qui io vi ho scritto una nuova tomba. Eh, naturalmente, eh, Tutankhamon ha bisogno di una sua tomba e allora dice: tutta la, Tutti la conosciamo, la West Valley 23. Quindi, appena arriva a Tebe, subito inizia a farsi costruire quella tomba, scavare quella tomba. No, lui segue la tradizione e ritorna alla tomba del nonno, la West Valley 23. Lì c'era solo la, um, scusate, la, West Valley 22, c'era solo la tomba di Amenhotep III, la 22. Ma Tutankhamon inizia a far scavare la 23. La tomba uh, 23 è la tomba di Ai. Oggi, alla morte del faraone, era ancora la tomba di Ai, ma era in computer. Quindi, probabilmente, questa è la tomba, la vera tomba di Tutankhamon che eh, era ancora troppo poco scavata, magari c'era solo la rampa di scale, la galleria e l'inizio della sala, e, e quindi non hanno potuto metterlo lì. Quindi l'hanno messa in una tomba fatta per un privato, per un nobile privato che era nella Valle dei Re, che è la KV62. Probabilmente quella tomba di privato che aveva il privilegio di stare nella Valle dei Re era proprio la tomba progettata per AI. E allora cosa succede? Morendo all'improvviso il giovane faraone, Ai viene, diventa faraone, il giovane faraone prende la tomba progettata per Ai e va a finire nella Valle dei Re, nella KV62. E invece la tomba che era progettata e prevista per Tutankhamon, la West Valley 23, diventa la tomba di Ai. E infatti, in quegli anni, in quei pochi anni che Ai ha regnato, hanno scavato ancora. E poi hanno dovuto interrompere perché Faraone è morto, però almeno i lavori erano abbastanza avanzati per trasformarla in questo. Vedete? Qui noi abbiamo i soliti corridoi, abbiamo questa sala che rappresenta quello che era l'antico pozzo, eh, la sala del, del pozzo, ma senza pozzo. Poi abbiamo questa che avrebbe dovuto essere la sala del carro, ma invece, per la morte del Faraone diventa la sala funeraria. E questa che era la continuazione della tomba invece diventa la eh, sala dei canopi. Andiamo a vederla, questo è l'ingresso. Qui vediamo eh, questa grande scala e poi corridoio. Questa è la cosiddetta sala del pozzo, in fondo vedete le pareti dipinte della sala funeraria. Ed ecco qui la sala funeraria. Vedete che è molto rovinata proprio perché le figure del faraone sono state scalpellate in epoca successiva. Ecco come vedete lì eh, alla base delle pareti le nicchie dei mattoni magici che erano murate, intonacate, dipinte. Allora guardate il sarcofago. Il sarcofago ha, come il sarcofago di Achenaton, ha queste figure femminili. Che, eh, proteggono il sarcofago però nel sarcofago di akhenaton c'era nefertiti qui noi troviamo come in tutankhamon le quattro dee eh, alate che proteggono il sarcofago ecco qui guardate questo questo sarcofago ben eh, ricostruito dai pezzi originali con le dee alate vedete ecco e qui vi faccio vedere Abbiamo il sarcofago di Akhenaton, il sarcofago di Tutankhamon qui, e il sarcofago di Ai e il sarcofago di Oremeb, tutti con queste. La trasformazione qual è stata? Che là dove, dove noi avevamo i quattro angoli nefertiti, regina qui divina che protegge il suo sposo, viene lasciata l'idea però questi personaggi femminili diventano le quattro dee che proteggono Tutankhamon e che vedremo quando andremo a vedere questo sarcofago, ma anche i canopi, eccetera eccetera. Qui ricordiamoci che sono divinità che hanno le ali e proteggono quindi tutto il sarcofago. Bene. Eccoci qui nella sala funeraria. Io qui vi ho messo questa mia ricostruzione dove ho ho aperto tutta la sala e ho fatto in orizzontale tutto il programma decorativo. In realtà queste sono tutte ad angoli retti ed è tutta la sala. Qui abbiamo la parete sud dove ci sono, vedete, frammenti dei, lib dei libri funerari, la parete ovest dove vediamo il faraone che viene accolto nell'aldilà, la parete nord con eh, una scena. Della prima ora dell'Amduat, dove ci sono questi babbuini ed è proprio per questo che questa valle, poi è stata chiamata dagli operai e oggi da tutti la Valle delle Scimmie. Ecco perché. Mentre qui, per la parete est, eh, il faraone Ai ha scelto un motivo che era quello dei nobili, quale lui è stato per tutta la vita, vale a dire la famosa scena di caccia e pesca nella palude che vuol dire andare a catturare le anime di ieri e del domani, essere padrone della propria anima. Ecco, qui vi faccio notare in questa tomba ehm, una cosa particolare. Eh, vedete che le divinità sono state ovviamente rispettate, non sono state toccate. Il faraone invece è stato cancellato e scalpellato. Ma chi è l'altro personaggio dietro di lui? Quello è il Ka del faraone che non è stato toccato. Perché? Vi ricordate cosa vi dicevo alcune lezioni fa, parecchie lezioni fa? Il ka è quella scintilla divina che costituisce una delle parti dell'essere umano. L'essere umano è costituito dal corpo, è costituito da una parte di anima che è il ba, da un'altra parte sempre spirituale che è shut l'ombra. E da molte altre parti. Un'altra di queste parti è appunto il ca. Il ca è la scintilla divina che non appartiene, non si origina in questo mondo, ma si origina nel mondo degli dèi e appartiene al mondo degli dèi. E questo vale per ognuno di noi. Ma attenzione, il ca dei faraoni è speciale perché il ca dei faraoni è legato a. Più che gli altri al mondo degli dèi rimane una parte divina dall'incoronazione in poi, non solo. Ma il ca dei faraoni fa parte di un ca universale che è quello dei ca dei faraoni del passato e del presente e del futuro. Quindi il Faraone che ha fatto scalpellare queste immagini, forse Oremeb o forse Netara ramesside eh, se avesse scalpellato il ca di Ai, avrebbe danneggiato se stesso, oltre che gli antenati e i faraoni del futuro. Quindi vedete che il Ka è intatto. Bene, adesso vediamo il regno di Tutankhamon a Tebe. Dovremmo vedere la capitale, e la vedremo la prossima volta, in Memphis, però visto che siamo nella Valle dei Re, andiamo a fare due passi, prima a destra, a Luxor, Uh, e vediamo il tempio di Luxor non come lo vide Tutankhamon, perché questa è la parte che ancora non esisteva. Questo è il viale di sfingi uh, della bassa epoca e, e che è cominciato eh, eh, già nel nuovo regno. Ma qui è la parte della bassa epoca. Il uh, eh, pilone con gli obelischi e le statue, invece di ramesse II Quindi non esisteva nulla all'epoca di Tutankhamon se non la parte che per noi oggi è il primo cortile. Quindi eh, il primo cortile introduce alla grande scalinata, alla grande colonnata. La grande colonnata che era stata fatta da ehm, Amenotep III è circondata da mura Uh, ecco, che vedete dietro questa statua, che però non erano ancora state eh, decorate. Quindi, Tutankhamon, Poi Ai e Oremeb finiranno la decorazione. Qui vediamo i gruppi statuari dell'epoca di Tutankhamon, su cui poi sono stati messi i cartigli di vari successori fino a Ramesse II. Ecco, e questo ve l'ho voluto far vedere perché questo è il gruppo entrando nella grande colonnata che si trova a destra. E qui è come l'ho fotografato eh, tanti anni fa eh, e come era quasi all'epoca della scoperta. Era in pezzi, questi sono i pezzi ritrovati. In realtà poi un grande archeologo della spedizione americana, Ray Johnson, ha avuto un'idea un giorno e ha cominciato a scavare nei depositi dei musei. E nei depositi perché ha una buona memoria come ogni buon archeologo dovrebbe avere una memoria visiva fotografica e quindi scavando nella memoria è riuscito a riconnettere queste statue sul posto con alcuni pezzi frammenti dei musei del deposito di luxor depositi di karnak nel museo del cairo eccetera e per primo ha trovato il frammento di questa statua ed ecco guardate qui quella faccia, quella parte della statua femminile della Dea Mut che mancava, eccola adesso di nuovo tornata al suo posto. Ma questo è stato fatto per molte statue che ci sono a Karnak e a Luxor e i frammenti, spesso i volti, a volte i nasi, erano nei musei. Bene, qui vediamo le pareti adesso del Tempio ed eccole qui. Sulle pareti del Tempio ci sono le varie fasi con le varie stazioni della processione che va da Karnak a Luxor per la bella festa di Opet. Si portavano le barche sacre, cioè le barche piccole che c'erano nei templi su cui stava il naos e le barche a loro volta erano dentro il naos mh, più grande di legno di pietra e si portavano a spalla e eh, poi si mettevano su una grande nave che navigava sul Nilo e venivano portati da Luxor a da Karnak, a Luxor, da Luxor poi a Karnak, dopo esserci stato 15 giorni. Perché? Perché il tempio di Luxor era l'Opet, diciamo l'arem del dio Amun. Quindi andava a consumare il matrimonio divino nell'Opet, cioè il tempio del, di Luxor. Ora questa festa si svolgeva e la processione con varie tappe le varie stazioni Ora, adesso non fa parte dell'argomento di stasera, non so se riuscirò a farvelo vedere, ma il tempio di Luxor, non un tempio qualsiasi, proprio il Tempio di Luxor, per varie ragioni che non ho il tempo di spiegarvi, è stato usato dai costruttori delle cattedrali come schema base per le cattedrali romaniche. E proprio il tempio di Luxor, infatti, quello che dà lo schema. Eh, sia delle colonne, il numero delle colonne delle prime cattedrali e eh, il numero delle colonne di questa sala ipossila. E qual è? È il numero del ciclo della Luna. Quindi le due file di sette co colonne che danno 7, 7, 14 i giorni del ciclo lunare, che poi fra crescente e decrescente luna nuova e eh, luna piena darà il ciclo completo dei 28 va bene ma quello delle trasformazioni sono i 14 da qui proprio questo numero nelle cattedrali che poi si è sviluppato e cambiato ma nelle prime cattedrali questo era lo schema e per questa ragione ma non solo le stazioni della nave durante delle navi perché erano quello di amon di mut e di cons Uh, queste stazioni lungo il percorso sono quelle che hanno ispirato poi le uh, stazioni della Via Crucis, e infatti si trova nelle prime uh, cattedrali. Eh, lo stesso schema e lo stesso numero delle stazioni che ci sono per la nave eh, di Amon e la nave di Motoko. Ecco, vedete lì la grande nave lunga 50 metri che veniva trainata da altre navi e dal popolo sulle rive ed era interamente rivestita d'oro. Su questa nave veniva posta, su questo tempietto, a vista di tutti, la piccola nave con il Naos che conteneva la statua del Dio e veniva portata a Luxor e da lì a Karnak. La vedete nella ricostruzione in alto e la vedete giù nella scena sopra le onde del, del Nilo. Ecco, la festa di Opet cos'era? Era una vera e propria festa. C'erano tutti i rituali segreti nel tempio, c'era la parte pubblica e nella parte pubblica si macellavano i bovini, si cuoceva la carne. Vedete, eh, qui c'è il fuoco eh, su cui brucia l'incenso che viene offerto e c'erano i fuochi in cui veniva arrostita la carne che poi veniva distribuita al popolo. Quindi il popolo mangiava gratis a spese del faraone per 15 giorni. Era una grande festa in tutti i sensi. Ma c'era la grande parata per via terra, tutta la, tutta, tutta la processione delle barche, delle navi, era seguita via terra dai nobili, dal faraone stesso eh, e dall'esercito con tutti i carri. Allora qui vedete i nobili e i generali, i, eh, gli ufficiali che si inchinano al faraone che passa sul suo carro. Sempre all'esercito appartenevano eh, i porta-standardo che vediamo qui, ma sempre eh, all'esercito e al palazzo reale. Appartenevano i vari corpi di musica. Allora, qui vediamo suonatrici di liuto, di uno str strumento eh, che è app eh, apparentato all'uto, e vedete le suonatrici di eh, nacchere, potremmo dire, sono le castagnette con cui si batte il tempo. E che accompagnano eh, questo liuto. E qui invece vedete i trombettieri che appartengono all'esercito, trombettieri nubiani. E qui vediamo le danzatrici acrobatiche. Quindi immaginate la grandiosità di queste feste eh, in tutti questi chilometri de, de, di Tebe, fra Karnak e Luxor. Sono più di tre chilometri. Allora, vediamo invece Tutankhamon. Che cosa ha combinato a Karnak? Anche qui. Questa parte che noi vediamo nell'immagine non esisteva ai tempi di Tutankhamon. Questo è il primo pilone. Non esisteva il primo cortile, né il eh, secondo pilone, né la grande sala ipostila. Esisteva solo la colonnata centrale che portava qui. Al terzo pilone, ecco qui, cominciava Karnak, e qui noi vediamo quella grande nave che abbiamo vista ricostruita prima, ma non solo: in questa grande nave vediamo delle figure fantasma. Una di queste figure fantasma rimane ancora un enigma per gli archeologi. Allora, eh, la troviamo qui. Non so se intravedete qualcosa, poi ve la faccio vedere meglio. E la troviamo qui dietro, che non si vede niente. Allora, questa figura fantasma apparteneva di sicuro a un faraone. Qualcuno ha ipotizzato che fosse quel. Vedete qui, questo è il la, Chepres, la corona blu del faraone, e qui vedete il Faraone. Ecco, qui poi è stato cancellato, eraso e sono state eh, incise. Eh, tavole d'offerta. Va bene, chi era fara, questo faraone? Un'ipotesi è quel Tutmosis che avrebbe potuto diventare Tutmosis V, ma che è morto lui e è andato al trono a Kenato a Menotep IV. In realtà, quella corona blu ci dice che era già faraone, quindi non può essere lui. Quindi, molto probabilmente, vista l'epoca e il posto, questo è Tutankhamon che è stato poi cancellato. Ecco altre tracce bellissime di Tutankhamon, le vediamo qui nel cuore del tempio, dove ci sono le statue di Amon. Qui c'è la testa tagliata perché la foto voleva riprendere soprattutto Amonet. Vedete, Amon e la sua paredra Amonet. Ed eccolo qui, Amon. Qui è una foto di alcuni anni fa, quando ancora non era stato ritrovato il suo naso. E qui lo vediamo restaurato col naso originale che è stato ritrovato e rimesso sul volto. E qui non ci sono dubbi che il volto sia sempre quello. Quindi vedete come sono assurde quelle ricostruzioni del famoso documentario di National Geographic, sempre documentario di cassetta. Perché non solo c'era l'esigenza di raffigurare fedelmente il volto del faraone, del defunto, perché fosse accolto nell'aldilà, ma già del faraone in vita doveva avere il suo volto sia la raffigurazione sua di faraone perché fosse eh, valida nell'aldilà sia tanto più il volto legittimo del faraone nelle statue delle divinità maschili, perché altrimenti non sarebbe stato riconosciuto nell'aldilà. Quindi quando si vede quel personaggio senza mento, brutto, orribile, così che hanno ricostruito, dal punto di vista egittologico e per gli egizi, sarebbe stata una follia pura, quindi una delle grandi bufale di questi ultimi anni. Questo era il volto di Tutankhamon con certezza assoluta, perché altrimenti non avrebbe potuto essere raffigurato così. Bene, un'altra presenza di Tutankhamon lo troviamo in questo viale. Qui vedete Karnak, questo è il, il lago sacro, e qui abbiamo il decimo pilone dove in genere i turisti non arrivano. Qui poi è chiuso, ma qui c'è tutto un altro viale che. Va a finire al tempio di Mut, ma continua di qua e di qua, ed è quello che poi va a finire a Luxor. Va bene? Allora andiamolo a vedere. Il viale è questo. Ma questo viale che cos'è? Non è altro che questo viale, questa cosa. Quello è il portale del decimo pilone. E queste sono quelle sfingi che erano, eccole qui, le sfingi di Achenato e Nefertiti, che io vi ho fatto vedere. Che avevano, vedete, in una, eh, una sfinge aveva il volto di Achenaton, una sfinge il volto di Nefertiti. si alternavano, lui e lei, lui e lei, e quindi si fronteggiavano sempre lui e lei alternati. Cosa succede? Che dopo il regno di Achenaton, eh, col regno di Tutankhamon, vengono tagliate tutte queste teste del faraone e della regina e vengono sostituite così come vedete. Vedete qui la testa del faraone della regina viene tagliata, eccola qui, e viene sostituita con la testa di Ariete di eh, Amon. Ma sotto la testa viene messa una statua, che è la statua di eh, Tutankhamon. Queste statue superstiti sono in parte lì, in parte al Museo del Cairo. Sui fianchi viene inciso il nome di Tutankhamon, ma questo a sua volta viene raso e sostituito, sov si sovrappone il nome di Oremel. E allora qui lo vedete, qui vedete tracce del nome di Tutankhamon sotto e quello più visibile il nome di Oremel. Bene, queste qui sono invece al Museo del Cairo, nella Sala Marniana, sono proprio quelle statue di Tutankhamon che si trovavano sotto il mento dell'Ariete. Bene, vediamo adesso l'ultima cosa. Tebe, la, statuari, la statuaria del re e del dio. Intanto cominciamo con alcuni blocchi, perché nei magazzini di Karnak, con decine di migliaia di blocchi, ci sono molti blocchi che portano i cartelli di Tutankhamon. Quindi ci dice che Tutankhamon fece costruire varie cose a Karnak. Che sono andate perdute, di cui restano blocchi e di cui speriamo un giorno di poter identificare, magari mh, un tracciato sul suolo o sempre più blocchi, e poter ricostruire, come è il caso di molte cappelle che già sono ricostruite nel museo a cielo aperto. Le statue, dicevamo, abbiamo visto questa di Amon Tutankhamon. Ma al museo abbiamo un'altra statua che viene dalla cascetta di Karnak, ed è sempre Amon con i tratti, vedete, di Tutankhamon. Vedete che sono sempre quelli inequivocabili. E qui i due, sia Tutankhamon che Amon, hanno i tratti di Tutankhamon, anche se poi sulla statua ci sono i cartigli di Oremeb, ma la statua raffigurava Tutankhamon. Ecco, qui abbiamo una statua senza nessun cartiglio perché è solo un frammento di Tutankhamon con la corona blu, blu e il dio che appoggia la mano alla corona, cioè lo sta incoronando. E infatti, vedete che il volto è del bambino. Questo è al Metropolitan. E, ma anche se non ci sono iscrizioni, è senza equivoci: indubbiamente Tutankhamon, questo era il suo volto, anche più giovane, lo si riconosce sempre. Questa qui è già meno riconoscibile, qui ce lo dicono i cartigli, ma anche qui abbiamo, anche se da un'altra mano, abbiamo il volto inequivocabile di Tutankhamon, un po' rovinato perché vedete che la gente, siccome Tutankhamon, in questa follia eh, del. Sì, del, dell'iconografia, ma soprattutto del, della cosa santificata nell'immaginario comune. La gente deve toccare tu, Tutankhamon. Mi auguro che nel nuovo museo vada a finire in una teca, perché se no finirà senza naso, senza bocca, senza mento. Vedete i segni? Come il piede di San Pietro. Ecco altre statue di Tutankhamon, qui già adulto però vedete che anche adulto con i tratti già diversi dell'adulto, però si riconosce sempre. E anche qui, qui abbiamo un'età intermedia, questa è una statua, un gruppo statuario del Museo di Torino, è sempre lui. E guardate qui questo Consu, la bellezza di questa statua, la bellezza di questo volto. Questo è il Dio Consu, sempre col volto di Tutankhamon. E ragazzi, non ci possiamo sbagliare. Quella giovanile bellezza è la sua, di nessun altro. Ecco, la prossima volta cosa faremo? Vedremo Memphis, ma vedremo altri luoghi, altre tombe: le tombe di questi eh, nobili che, venendo via da Amarna, si fanno fare le tombe nella nuova capitale a Memphis e in questi anni proprio in anni recenti vengono scoperte sempre più tombe sempre più personaggi dei regni che vanno da eh, Amenhotep fine del regno di Amenhotep III a quello di Akhenaton, a quello di Tutankhamun e la maggior parte di quelli del regno di Akhenaton sono in realtà quelli del regno di Tutankhamon che hanno abbandonato la tomba marniana. Per fortuna loro erano ancora vivi, hanno vissuto a Memphis o in giro per l'Egitto, ma si sono fatti seppellire a Memphis. Ma arriveremo fino alla Nubia, quindi ci godiamo questo. Quindi ragazzi, ragazze, signore soprattutto. Tornate numerosissimi anche nei prossimi giorni, eh, con amici, eccetera, per queste visualizzazioni. Così vediamo che entro la fine del regno di Tutankhamon, arriviamo a quel numero che giustificherà l'inaugurazione di un nuovo secondo corso, quello che ci vedrà dentro la tomba di Tutankhamon. Bene, grazie a tutti. E Paolo, ci sono domande? Sì. Maurizio, ci sono delle domande. Eh, iniziamo con quella di Ivo Prezioso, circa un'oretta fa, che chiede: è come Dak Dac Non so se leggo bene. Sì. Che in. Um, sì, sì, sì. Era il titolo della regina. Ok, allora che in egizio sarebbe la moglie del re? Esatto, la moglie del re. Uh, ci sono due fenomeni. Uno, quello normale che troviamo in, tu, in tutti i documenti è la distorsione del, del nome. Ricordiamoci che i documenti vengono scritti in accadico, che è la lingua diplomatica dell'epoca. Ricordiamoci che per i signori anziani eh, come me eh, noi abbiamo studiato la di lingua diplomatica della nostra epoca, che non era l'inglese come per i Giovincelli, era il francese. Io sono stato fra gli ultimi ancora a studiare il francese. Pochi anni dopo era già diventato l'inglese la lingua diplomatica. Oggi la gente se lo dimentica, se, tutti parlano inglese. Bene, allora era l'accadico, quindi già tradurre in un'altra lingua come l'accadico, oppure in inittita addirittura, perché abbiamo anche eh, ovviamente i documenti in inittita, l'egizio non era facile, sia perché bisognava che ci fosse veramente un interprete pratico, eh, ma bravo anche nei geroglifici, perché non essendoci le vocali, eh, i suoni noi li dobbiamo semplicemente interpretare, loro se conoscevano la lingua potevano farlo, però Rimanevano spesso distorti. Un fenomeno che accade anche a noi, ricordiamoci come Paolo, come, tu, come la chiami tu? La piramide più grande, l'unica settim delle settime eh, meraviglie, è la piramide di Gisa, di Gisa, benissimo, perché il luogo è il Faraone e Cheope, <ride> per tutti, è Cheope. Chefren, micerino, eh, però sono Hufu, Hafre, Menkaure ah. perché anche lì vengono deformati i nomi. Quindi, questo è uno dei fenomeni. C'è la normale deformazione dei nomi nella traduzione. Noi diciamo Parigi, non Paris, va bene? Eh, addirittura diciamo Magonza per Mainz, figuriamoci. Ecco, ma lì c'è un altro fenomeno. Queste qui sono lettere diplomatiche in un periodo difficile, per cui spesso si preferisce usare la regina, la figlia della regina eh, o la sposa del re eh, deformando anche poi la parola piuttosto o appunto, il figlio del re piuttosto che la parola del nome, se un documento deve rimanere segreto, non si sa mai. Quindi i due casi sono molto probabilmente analoghi. Bene, altre domande? Sì, poi c'è Mauro Marchiori che dice, se non ricordo male, il pozzo delle tombe della Valle dei Re simboleggiava anche la cripta di Socar, dove stava la mummia di Osiride. Allora, questo è, è un'ipotesi, non è una certezza, perché per, mh, come abbiamo detto noi abbiamo molti libri dell'oltretomba, questi libri, libri dell'oltretomba li troviamo sia nei corridoi per quanto riguarda la diciannovesima alla ventesima dinastia, sia nelle sale funerarie. Ma eh, la sala del pozzo in realtà. Non contiene frammenti dei libri Tomba, ma contiene, come avevo visto prima, vi ho fatto vedere nel, nel, nello schema di prima, e come ci dicono i geroglifici: eh, è una delle sale degli dèi, una delle sale dove riposano gli dèi. Per cui in questo percorso celeste può essere vista la posizione intermedia. Può essere vista come la tomba di Soker che si trova proprio al centro del viaggio, sotto questo tumulo, eccetera. Però attenzione, è una interpretazione, una teoria egittologica. Come voi sapete, io le teorie ve le dico pure, ma sempre separando la teoria dalle certezze dovute ai testi. Allora, i testi ci danno questo viaggio nell'oltretomba, nelle singole sale, nei frammenti di, di percorso, eccetera. Ma cosa ci danno per la sala del pozzo? Ci danno le raffigurazioni degli dei, cioè il faraone che offre alle divinità. Ecco, quindi, eh, appunto, può, rim, può essere che si tratti della tomba di Soccer, Soccer eh, all'inizio, ma le iscrizioni non ce lo dicono e di sicuro non ce lo danno le raffigurazioni. Non c'è nessun cenno. Altro? Sì, poi c'è Giuseppe e Laura eh, Calvetti che dice comunque noi questa sera la seguiamo in tre. <ride> <Quindi> <ride> sono in tre che guardano eh, insieme. Spero dai tuoi dati che risultiamo anche un po' più di, di tre <ride> Ecco anzi, Poi, di 5 con noi due. Esatto. Paolo. Poi c'è Alice che dice: Professore, a proposito della tomba di Tutankhamon c'è la rappresentazione di Ai con la corona da guerra. Che in interpretazione può dare in merito? Quella che ho dato quando abbiamo fatto l'incoronazione e probabilmente ti sei persa quella parte della lezione se non quella lezione. Eh, ho già spiegato che la corona blu, che viene comunemente chiamata da tutti il casco da guerra, la corona da guerra, non era una corona da guerra. E noi la troviamo molto comunemente, non raramente, molto comunemente la troviamo appunto nelle varie cerimonie. Aveva una sua funzione cerimoniale. Noi troviamo nelle processioni, la troviamo nelle offerte e la tro troviamo in uh, quell'occasione. Oppure, come ho fatto appena vedere, la troviamo su quel faraone fantasma, sulla nave che si vede che è un faraone perché ha proprio la corona blu. Quindi è meglio smettere finalmente di chiamarlo casco da guerra perché non lo era, ma chiamarlo corona blu. Peraltro, nelle scene di guerra dove c'è il faraone sul carro con quella corona blu che ha fatto dire casco da guerra o corona da guerra, eh, noi non sappiamo se veramente lui combattendo usasse questa corona blu o se invece lo troviamo solo nelle raffigurazioni e per la guerra usasse qualcosa di più efficiente, eh, vale a dire un vero elmo da guerra molto più pratico. Sta di fatto che noi la troviamo lì, ma la troviamo in tante, tante, tante scene e cerimonie. Poi, Poi c'è un attimo che sto scorrendo. Okay. Giuseppe e Laura, sempre Calvetti che dice i cartigli della statua duale di Torino, disse il curatore, sono troppo profondi per essere stati usurpati. Una sua opinione? Allora, a parte che non esistevano regole, ma attenzione, eh, nei cartigli che noi vediamo a Torino ci possono essere eh, sia mh, le soluzioni di eh, avere mh, il nome che non si toglie perché questo era lo scopo di sia sì, il recupero delle statue noi dallo stile vediamo con certezza che si tratta di Tutankhamon attenzione perché noi sappiamo io qui non, non ho il tempo e non vi posso far vedere lo schema anche perché eh, si tratta di tutt'altre cose ma c'è uno studio molto bello su una statua di Ramesse II con cartigli troppo profondi per essere stati usurpati, in realtà dallo studio cosa risulta che si tratta di una statua di Amenotep III, dove in un posto i cartigli sono stati sì usurpati eradendo eh, quelli originali e facendo i cartigli profondi di Ramesse eh, II eh, ma in altri posti dove non c'erano i cartigli, si tratta di una statua incompiuta dove i cartigli non c'erano e Ramesse secondo ha usato questa statua abbandonata per mettere poi i suoi cartigli profondissimi. Ecco quindi, attenzione, non, non si deve mai usare un'idea, un'ipotesi eh, un così, vanno vagliati tutti i fattori e i fattori fondamentali sono sempre quelli stilistici. E noi sappiamo appunto da questi fattori che Ramesse II, per esempio, che è stato uno dei più grandi accaparratori, ma era legittimo, attenzione, quando noi diciamo usurpato, no, no, il faraone aveva assolutamente tutto il diritto di prendere ciò che voleva. Certo, non faceva piacere ai faraoni pensare che gli altri avrebbero preso il suo monumento. Però ne aveva il diritto legittimo perché il faraone era l'umano vivente che incorporava, che eh, assimilava in sé la funzione di faraone. E quindi tutto l'Egitto era suo, anche i monumenti dei faraoni precedenti, e dando il suo nome, lui anzi li rendeva ancora più viventi. L'importante era che non cancellasse tutti i nomi, cosa che si faceva per quelli non compresi nelle liste reali, vale a dire ritenuti eh, illegittimi perché colpevoli di qualche cosa, come eh, l'eretico Achenaton, o come la donna colpevole di non avere a fianco a sé un uomo, cioè di non aver rispettato la simmetria dell'Egitto, il faraone che doveva avere sempre la regina accanto a sé. E la regina, anche Faraone, che doveva avere comunque l'uomo accanto a sé. Lei, questo l'ha sempre rifiutato e quindi è stata cancellata. Ecco, quindi questo fa parte della mentalità egizia. Bene, altro? No, al momento non c'è altro. Grazie. Bene, comunque mi fa piacere vedere che, nonostante l'ora tarda, che siamo arrivati alle 22:53, eh, questo grazie anche alle domande che comincia a funzionare fra i miei bravissimi allievi, di cui comincio ad essere fiero anche per questa ragione, comincia a funzionare l'idea del caffè letterario, quindi eh, del caffè storico, egizio, egittologico. Quindi voglio vedere se facendo delle lezioni molto più brevi, raccogliendo le domande così, alla fine potrà diventare un vero e proprio dialogo. Sarebbe bello se avessimo il um, collegamento multiplo in cui tutti potessimo parlare, ma tecnicamente credo che sia molto difficile. No, si può Perché fare, Maurizio. Basta, si può fare facilmente. Sì. Non, non Basta è chiedere. Devo. Basta chiedermi, no, loro Basta possono chiedere. anche, per esempio, Benissimo. attraverso la telefonata possono partecipare anche vocalmente e fare le anche proprie vocalmente. domande. Sì, 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 possono partecipare allora, anche in questo domanda. Poi modo. ce la discuteremo io e te, Paolo, vedremo qual è la soluzione tecnica più veloce, più pratica. Perché anche capisco che scorrere tanti messaggi se ci sono tutti i messaggi che non sono quelli, le domande, le domande poi possono sfuggire, può prendere certo. molto tempo. Quindi vedremo, allora, prima di tutto dobbiamo vedere quanti siamo, contarci se arriviamo a questi benedetti 2000, da cui non siamo lontani, eravamo già più di 1900, quindi... Eh, io darò inizio a questa seconda parte, questo secondo corso e lo farò con quest'altro taglio che sarà, sarà il uh, salotto culturale, il caffè letterario, il caffè di Tutankhamon. Un caffè nella tomba, ma sarà allegro e gioioso come sempre, spero. Va bene? E allora, se non c'è altro, buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte Maurizio, ciao.